Buongiorno a tutti e benvenuti al Senato della Repubblica. Vi do il benvenuto da capogruppo del gruppo Movimento 5 Stelle Senato. Ringrazio innanzitutto il mio collega Gianni Girotto che ha organizzato questo evento. Ringrazio tutti voi per essere qui. Un saluto al Presidente Giuseppe Conte, al capogruppo alla Camera Davide Crippa, alla sottosegretaria Ilaria Fontana, a tutti i colleghi che sono qui presenti. Oggi parleremo di transizione energetica e parleremo di transizione energetica in un momento in cui finalmente l'Italia torna ad investire nel settore pubblico e torna ad investire con una visione che il Movimento 5 Stelle in questi anni ha fortemente difeso. Veniamo da una stagione di tagli, una stagione di tagli che ha investito soprattutto il settore pubblico, che ha investito settori come quello della ricerca e sviluppo. Il nostro paese in ricerca e sviluppo in questi anni ha investito solo l'1,4% del PIL, di cui lo 0,9% da investimenti privati. Vuol dire che gli investimenti pubblici in questo settore erano davvero troppo pochi e infatti noi sappiamo bene che nel 2009 investivamo il 3,7% del PIL in investimenti pubblici, nel 2018 questo valore è sceso al 2,1%. La pandemia ci ha mostrato con chiarezza quanto invece non bisogna mai smettere di investire in settori come quello della ricerca e sviluppo, che sono settori con un alto fattore di rendimento. Noi abbiamo per anni considerato questi settori come voci di spesa e invece erano voci di investimento, perché ogni euro investito in questi settori porta al nostro Stato un guadagno. Oggi abbiamo però una soluzione e abbiamo uno strumento per investire in questi settori che è rappresentato dal Next Generation EU, questo grande piano europeo per la ripresa dopo la pandemia, da cui poi derivano gli investimenti che sono alla base del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è fondato su tre pilastri: la digitalizzazione, la transizione ecologica, l'inclusione e coesione. E se l'Italia, grazie, e io non dimenticherò mai di dirlo, al grande lavoro del Presidente Conte, è riuscito ad avere quasi un terzo di questi investimenti europei, è proprio perché il nostro Paese è troppo arretrato in questi settori. Bisogna colmare un gap e questo è il momento di farlo. Io non vi rubo altro tempo e vi auguro buon lavoro. Grazie a tutti, un buongiorno, grazie per questo invito all'apertura di questi lavori. Purtroppo non potrò presenziare perché abbiamo le scadenze sul decreto bollette che insomma sono molto sovrapponibili col tema al rilancio di questo incontro di oggi. Il tema fondamentale, come diceva Mariolina, è che oggi più che mai si evidenzia come chi ha investito in risorse rinnovabili, chi ha investito anche nella trasformazione dei propri settori produttivi ha maggiore oggi, comprensione di quella che è il valore dell'investimento fatto rispetto al minor costo energetico e minor costo da produzione. Il vero problema è che comunque i livelli di prezzo sono talmente elevati che oggi qualsiasi operazione risulta essere insostenibile. Su questo stiamo chiedendo da tempo e a breve ci aspettiamo delle risposte nei prossimi giorni degli interventi urgenti che quantomeno mettano uno stop a questo caro bollette che di fatto porta il lato imprenditoriale a una scelta, mandare in cassa integrazione o fare la continuità produttiva. Questa scelta credo che per lo Stato non debba essere in nessun modo avallata. E quindi dobbiamo dare gli strumenti necessari per uscire da questo percorso di crisi energetica. Noi abbiamo detto più volte, stiamo lavorando sul tema della tassazione degli extra profitti, chiamiamola contributo di solidarietà. È ovvio che chi ha chiuso i bilanci del 2021 con dei risultati stellari, credo possa e debba contribuire, come lo stesso Presidente Draghi ha più volte annunciato, a contribuire con risorse a riappianare quelle che sono le perdite, quantomeno
delle popolazioni più fragili e più deboli. Quindi tutti i soldi che noi in qualche modo abbiamo stanziato, già 15 miliardi su 60 che è il caro energia, non sono assolutamente sufficienti, sono arrivate bollette stellari e preoccupanti, e oggi purtroppo i cittadini sono veramente coinvolti direttamente quando ricevono la bolletta del gas del bimestre precedente e vedono che il prezzo dell'energia è schizzato e conseguentemente, facendo dei rapidissimi calcoli, siamo a 4-5 volte il costo della materia energia rispetto a quello dell'anno precedente. Con questi valori è ovvio che poi, andando a vedere le dichiarazioni del ministro Cingolani da un lato sul tenore delle truffe, dall'altro anche sul fatto che sul gas oggi c'è una rassegna abbastanza bella nutrita, sul fatto che anche il valore di indicizzazione del prezzo del gas non sia quello corretto, e questi ovviamente sono segnali e campanelli d'allarme che ci hanno portato anche a richiedere l'audizione del ministro Cingolani alla Camera rispetto a un'informativa urgente sul tema dei prezzi e del livello dei prezzi del gas. Il prezzo di importazione lo abbiamo visto, e il prezzo del TTF è 5 volte superiore ai contratti di importazione. Probabilmente, insomma, qualcosa deve essere monitorato e cambiato. Non possiamo oggi, sapendo, non sappiamo diciamo l'entità, ma sappiamo la durata che spesso questi contratti hanno, poi sono contratti che il MEF ha sicuramente sotto mano, contratti di lunga durata che in qualche modo ci fanno mal immaginare che una quantificazione economica di questo tipo sia stata più pericolosa per i cittadini e per le imprese che a loro beneficio. Pertanto è meglio intervenire con urgenza. Chiudo dicendo che oggi abbiamo davanti una possibilità importante, un comparto produttivo che ci chiede un sostegno all'acquisto di energia green, perché fondamentalmente questo è un paradigma che nel corso del tempo abbiamo visto come neanche nelle aste siamo arrivati a dei valori di mercato che qualsiasi impresa domani vorrebbe sottoscrivere, un valore dell'asta rinnovabile per un certo periodo di tempo. E quindi oggi le risorse rinnovabili sono l'elemento che permette una stabilizzazione del prezzo e lo permette anche su scala industriale. Questo è l'elemento, a mio avviso, estremamente importante. Dobbiamo aiutare questo percorso, e quindi insomma si deve lavorare sulle modalità con cui l'energia, ad esempio dedicata, su questo insomma già più volte ne avevamo parlato nelle varie proposte e mozioni depositate, l'energia più volte ritirata dal GSE debba in qualche modo essere veicolata con un criterio di privilegio verso gli utenti industriali che ne abbiano appunto un prezzo più basso. Dall'altro lato ragioniamo come i clienti in povertà energetica debbano invece avere un sostegno diverso, e quindi immaginare, questa insomma è un po' una vecchia proposta che ogni tanto rispolveriamo, cioè anche i bonus che noi oggi diamo e deroghiamo, il bonus ad esempio del contributo sull'energia elettrica per le famiglie più disagiate, è un investimento. Se lo facciamo ogni anno, diamo la stessa quantità di soldi, ma non ci preoccupiamo che l'utente abbia da un lato utilizzatori più efficienti, quindi apparecchiature, dall'altro, se invece immaginassimo di dare quelle risorse a un soggetto anche pubblico che realizzi impianti rinnovabili e ceda loro l'equivalente in kilowattora, sostanzialmente avremmo lo stesso beneficio all'interno della famiglia dando kilowattora, ma dall'altro abbiamo sostenuto con quel bonus un contributo economico alla realizzazione di nuovi impianti. Questo insomma, oggi più che mai questi temi sono al centro di un'agenda, per cui ringrazio Gianni per questo momento di confronto e vi auguro a tutti un buon lavoro per rilanciare tutte quelle che sono le proposte che possono venire sia dal mondo produttivo che dal mondo politico, per comprendere veramente come mettere a sistema oggi questa disponibilità al cambiamento e questa necessità e questa possibilità. Lo dobbiamo fare unendo tutti gli sforzi, cercando un fronte comune. Grazie. Benvenuti a tutti e grazie davvero per questa occasione di confronto, perché permettetemi di dirlo, già in passato il confronto tra le vostre indicazioni, i vostri suggerimenti e anche le nostre proposte, le nostre idee
ha generato dei risultati anche innovativi, dei risultati importanti a beneficio dell'intera collettività. E per questo, e questo è il significato di questo incontro odierno. Come sempre, quando ci sono soprattutto poi delle situazioni di emergenza, di grandi difficoltà, occorre coraggio e chiarezza di visione. Ci riconoscerete che noi il coraggio ce lo mettiamo sempre, la chiarezza di visione dobbiamo perfezionarla anche grazie al vostro contributo. È un coraggio che ci ha consentito la chiarezza di visione, che ci ha consentito di tradurre infatti atti in modo da avviare anche una transizione ecologica, una transizione in particolare energetica. Non dobbiamo consentire che adesso si fermi ai box di fronte a questa particolare difficoltà. E vedete, è un danno per l'intero paese quando intere filiere produttive, intere categorie professionali incontrano delle difficoltà. Noi ci preoccupiamo anche se i pescatori non vanno a largo a pescare, perché quanti di voi avranno anche constatato qualche giorno dopo nei supermercati il pesce non era più disponibile. Noi ci preoccupiamo se gli autotrasportatori vanno in difficoltà, perché un'intera filiera logistica si blocca. Ci dobbiamo preoccupare anche dei riders, che già prendono 3, 4, 5 euro l'ora e devono pagare la benzina. Sembra una cosa marginale nell'economia complessiva, però a tutti fa comodo la sera avere la cena a casa, ormai l'abbiamo sperimentata. Quindi dobbiamo porci i problemi complessivi di tutti i comparti. Ecco allora, abbiamo bisogno di idee chiare per coniugare la transizione energetica e curvarla rispetto all'emergenza. Un'emergenza che io dico, attenzione, non nasce e non si ricollega solo al conflitto ucraino. Perché voi siete operatori del settore, non lo devo dire a voi, ma nel momento in cui la Cina sta ormai da qualche anno e ha programmato di qui al 2030-2040 di portare il gas nelle case di tutti i suoi cittadini, di tutti gli edifici, al posto del carbone, voi capite che in prospettiva, e ovviamente l'India, pur in ritardo, sta abbracciando questa transizione, voi capite che anche la domanda di gas è destinata comunque a mantenersi molto alta e non solo per il conflitto ucraino. Ecco allora che dobbiamo lavorare, come abbiamo fatto. Il superbonus nasce da questo confronto virtuoso e vorrei ricordare, quando io ho iniziato come Presidente del Consiglio, mi sono fatto portare la lista delle prime società di costruzione in Italia. Le prime 15 rimasi particolarmente sorpreso perché conoscevo le difficoltà. Le prime 15 erano pressoché tutte in procedure concorsuali, concordati preventivi, fallimenti e via discorrendo. Era un settore completamente distrutto. E una filiera distrutta significa girare nei cantieri del paese, come abbiamo fatto concretamente, e andare a constatare che non era solo la grande impresa che era bloccata, ma tutta la filiera, i subappaltatori. Quindi si blocca un intero comparto. Oggi possiamo dire con orgoglio che nel 2021, secondo il CRESME, c'è stato un incremento del 17% degli investimenti in edilizia, con un contributo poi di cui tutto il Paese ha giovato, perché su quel 6,6, un buon 1,6% del PIL è imputabile alla crescita del settore delle costruzioni. A gennaio 2022, sono dati forniti dall'Enea, gli interventi finanziari riguardanti il superbonus hanno prodotto un risparmio di circa di energia elettrica di oltre 3 milioni di megawatt anno per anno, il consumo anno quindi di energia elettrica di circa 1 milione e 100 mila famiglie. Ecco quindi che gli interventi sul superbonus, dobbiamo anche abbracciare una visione di sistema, riducono fino alla metà il fabbisogno di gas ed elettricità dei nuclei familiari e di conseguenza anche i costi. Ecco perché noi, quando si fanno le valutazioni
su una misura, bisogna avere una visione complessiva, bisogna dirlo al Paese, di tutti gli impatti, di tutte le implicazioni. Poi ovviamente se ci sono dei meccanismi fraudolenti, siamo i primi a intervenire, interveniamo per adeguate contromisure, ma non è possibile abbandonare una prospettiva così positiva e così prospettica per il Paese. Ecco perché noi continueremo anche in questi giorni a fare scudo contro i tentativi di snaturare e rallentare questa misura e continueremo a insistere con grande determinazione, ma è chiaro che abbiamo bisogno del vostro appoggio. Dobbiamo poi assolutamente investire massicciamente sulle rinnovabili, dobbiamo snellire le procedure, dobbiamo cercare di individuare dei percorsi che ci consentano ovviamente di attuare questa rivoluzione, che non può fermarsi davanti a burocrazia, a scartoffie, e serve sicuramente più coraggio anche nella semplificazione. Oggi, dal punto di vista in termini burocratici, siamo di fronte a percorsi che sono pieni di insidie, di buche, diventa difficile investire, diventa difficile per gli operatori elaborare un business plan, perché diciamo di fronte alle incertezze burocratiche e normative voi avete bisogno di certezze, per investire avete bisogno di chiarezza di percorsi, e lavoreremo con voi per questo, perché questa svolta ci permetterà, e questa svolta va fatta oggi. Se questa emergenza ci deve insegnare qualcosa è che noi dobbiamo anticipare i tempi. La transizione ha dei costi, ma questi costi vanno programmati, perché poi non è vero, e possiamo dimostrarlo con tante analisi, in tanti comparti questa transizione, se accelerata, porta nuova occupazione, porta risoluzione dei problemi emergenziali anticipatamente. Altrimenti noi ci ritroveremo di fronte, se avremo un atteggiamento passivo, butteremo soldi su bonus, su sostegni temporanei e non ci basteranno mai. Ecco perché dobbiamo affrontare anche in termini di struttura l'emergenza che stiamo vivendo. Noi abbiamo proposto da subito un Energy Recovery Fund. Permetteteci di dire che abbiamo maturato un certo know-how in questa direzione. Cioè, il tema è sempre quello. Di fronte a un'emergenza, uno shock così forte del mercato comune europeo, perché stiamo parlando del mercato comune europeo, e io dico sempre, attenzione, non sarà l'Italia che si troverà maggiormente in difficoltà, lo vedrete, per questa emergenza energetica. Io credo che la Germania, dai dati a disposizione che abbiamo, sarà più in difficoltà di noi. Allora, cosa fare? Di fronte a uno shock così impattante nella vita delle famiglie, delle industrie, delle filiere produttive, dobbiamo subito mettere a fattor comune. Quello strumento che sembrava impossibile da conseguire, del Recovery Fund, oggi abbiamo già un percorso definito, lo dobbiamo utilizzare, adattare ovviamente, rispetto a questa emergenza energetica. Quindi bisogna intelligentemente, cum grano salis, ricorrere a finanziare questo strumento, ricorrere al debito pubblico comune europeo, per fare cosa? Per stoccaggi comuni. Noi abbiamo una grande capacità di stoccaggio, però a livello europeo, se lo mettiamo al fattor comune, diventiamo ancora più forti e autonomi. Abbiamo la possibilità di programmare degli acquisti di energia comune, e sarebbe un piano veramente importante. Non è difficile da realizzare sul piano tecnico, e investimenti massicci sulle rinnovabili. Serve un fondo quindi di compensazione dell'Unione per contenere l'impatto delle sanzioni della Russia sul nostro tessuto produttivo. E guardate che è molto semplice anche conseguenziale sul piano logico. Se sul piano delle sanzioni l'Europa ha risposto subito e prontamente al sistema sanzionatorio, attuando un meccanismo sanzionatorio molto efficace, molto penalizzante, non solo per l'economia russa, perché lo sappiamo benissimo che un sistema integrato economico, ovviamente delle ricadute negative sono anche sul nostro paese, allora intelligentemente,
ma direi obbligatoriamente l'Europa deve predisporre un piano di reazione fondato sul meccanismo solidaristico, perché le ricadute delle sanzioni anche sul piano del mercato comune europeo non si distribuiscano iniquamente, perché sennò è ovvio che ci ritroviamo a litigare quando si impongono le sanzioni. Quindi il meccanismo della disponibilità di tutti a imporre sanzioni significa poi ripartire i costi di quelle sanzioni. È un vincolo obbligatorio, non puoi ragionare diversamente. E prima lo comprendi e prima reagisci e rendi più forte e unitaria la posizione dell'Unione Europea. Ecco perché noi abbiamo delle proposte che abbiamo anche anticipato e dobbiamo assolutamente abbracciare, io credo, tutti questa idea di far fronte a questa crisi sostenendo subito le imprese. Lo dissi anche nel periodo più buio della pandemia, quando tutti quanti ritenevano, molti dei colleghi, quasi tutti ritenevano i colleghi europei impossibile concepire una reazione immediata, tempestiva nel segno della solidarietà. Dissi semplicemente questo: guardate, non ci rendiamo conto da alcuni discorsi che ascolto, che sento qui dire, di panare, che se noi non interviamo subito, noi saremo costretti a intervenire con maggiori costi, ma interverremo poi rischiando ormai di aver distrutto il tessuto produttivo e il mercato comune europeo. Perché siamo in un sistema così integrato che noi non possiamo gioire se noi non siamo oggi in difficoltà e la Germania è più in difficoltà di noi nel settore manifatturiero. Se si ferma il settore manifatturiero tedesco, la filiera dell'automotive, noi ci fermiamo un secondo dopo. Siamo così integrati, sto facendo un esempio, ma in tanti comparti produttivi è la stessa cosa, che o mettiamo a fattor comune una reazione forte che riusciamo a distribuire equamente con costi minori, oppure non ce la facciamo. Per quanto riguarda poi in particolare il nostro piano interno, mi avete, credo, sentito, alcuni di voi mi avrete sentito ieri parlare anche di soluzioni concrete per quanto riguarda il caro bollette, il caro energia, l'aumento del gasolio, della benzina, dei carburanti. Dobbiamo intervenire subito. Allora, sicuramente ci sono bisogna intervenire con delle misure tampone immediate, perché è chiaro che se non interveniamo subito rischiamo subito di distruggere, di mettere in difficoltà, come già adesso sono in difficoltà, intere filiere e comparti. Oggi leggo un giornale che dice: Conte, il Movimento 5 Stelle, propone una patrimoniale di guerra. Sciocchezze, stupidaggini. Vuol dire che non hai capito di che cosa stiamo parlando. Io ho detto più semplicemente ieri, ho proposto un meccanismo traslativo fondato ovviamente sulla solidarietà, che andrebbe a colpire non i profitti, perché i profitti sono sacrosanti anche per il Movimento 5 Stelle, perché rispondono alla logica di mercato, ci mancherebbe, ma extra profitti generati eccezionalmente in un periodo particolare. Quindi di fatto andiamo a colpire alcune speculazioni che ci sono state oggettivamente, ed è chiaro che un meccanismo più si allarga, quindi non possiamo andare a colpire solo i produttori di energie rinnovabili, ma per esempio tutte le società che operano nel settore dell'energia, ripeto, con extra profitti, stiamo parlando di extra profitti. E ieri ho allargato anche una discussione, ho aperto una discussione, ad esempio nel comparto assicurativo, perché è chiaro che se nei 2 anni di pandemia, rispetto ai premi che sono stati pagati dagli assicurati in alcuni comparti e settori specifici di attività del comparto assicurativo, non sono state erogate delle controprestazioni, possiamo ragionare anche lì di extra, ripeto, profitti. E ovviamente lo facciamo con una logica di mercato, quindi non parliamo di scenari patrimoniali di guerra, eccetera. Noi dobbiamo rispondere e rispettare le regole di mercato. Per esempio, nel comparto produttivo possiamo comunque metterci intorno a un tavolo e quindi assecondare la logica del calcolo attuariale, che è tipica di quel comparto, prima ovviamente di valutare la tipologia dell'intervento che andremo a fare.
Ovviamente poi ci sono anche i proventi delle CO2, delle aste da CO2, possiamo anche valutare di rimodulare le accise, però oggi sento dire qualcuno, qualche forza politica che parla di accise, ma insomma voglio dire è un intervento troppo limitato, dobbiamo pensare a un intervento più strutturato per pensare a, ovviamente quantomeno per un paio di prossimi trimestri, a intervenire efficacemente. Penso anche a strumenti in particolare che potremmo poi dosare più specificamente per le piccole e medie imprese. Superbonus energia per le piccole e medie imprese con un credito d'imposta, valutiamo all'80%, e su progetti di autoproduzione di energia rinnovabile, oppure anche l'electricity release per dare energia rinnovabile a prezzo fisso per lungo periodo alle industrie. Pensiamo anche a un aumento al 65% delle detrazioni sul fotovoltaico, nuovi sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici già esistenti. Insomma, dobbiamo offrire al Paese, e noi lo stiamo facendo, oggi il confronto con voi ci serve per mettere a punto alcune di queste misure. Dopo il confronto con voi, noi le affineremo ancora meglio e presenteremo al Paese una serie di misure, un progetto Italia fondato anche sul risparmio energetico, perché dobbiamo mandare anche questo messaggio. Il risparmio energetico per noi significa abbracciare la transizione energetica e più ampiamente una cultura ecologica, che non significa più fare battaglie ambientaliste del passato, significa abbracciare un nuovo e cercare di orientare tutto il sistema produttivo progressivamente, comprendendo ovviamente che tutto questo ha un costo, ma noi lo consideriamo un investimento, e allora se riusciremo con chiarezza di visione, con lungimiranza, a costruire questo percorso insieme, noi avremo la possibilità veramente di ottenere dei risultati importanti per l'intera comunità, un beneficio per l'intera comunità. Dobbiamo farlo insieme e dobbiamo studiare tutti questi passaggi. Un passaggio ad esempio importante, un pilastro di questo nostro percorso, ve lo anticipo, sono le comunità energetiche, su cui stiamo spingendo già da tempo. Poi adesso sentiremo il senatore Girotto, che gira in lungo e largo l'Italia per promuovere questa realtà. Stavo parlando di progetto, in realtà si tratta già di una misura a disposizione che consente di poter registrare consistenti tagli alle bollette con meccanismi di autoproduzione di energia pulita. Voi pensate un attimo cosa significa promuovere in tutta Italia comunità energetiche e cercare di realizzare questo percorso rapidamente. Insomma, abbiamo tantissime idee, tantissimi progetti. La transizione per noi è un progetto politico, sociale, culturale, perché la prospettiva che dobbiamo offrire al Paese è di un risparmio energetico basato anche su comportamenti, abitudini, stili di vita che non comportino rinuncia al comfort. Questo dobbiamo spiegare bene, ma semplicemente scacciare via alcuni errori che normalmente si compiono. Per noi quindi diventa anche tutto questo un imperativo morale che vorremmo condividere con voi, con la vostra disponibilità. Grazie. Allora chiedo alla regia, all'operatore, se mette a schermo, io ho giusto due slide perché cercheremo adesso di fare interventi brevissimi, tra l'altro in buona parte sono anche già stato anticipato, vedete sulla sinistra quello che è lo spread che aveva indicato prima Davide, quindi la linea nera è il prezzo del medio dell'importazione del gas, la linea arancione gialla è il prezzo del gas TTF, quindi vedete che a partire da metà dell'anno scorso è esplosa questa differenza su cui credo bisogna assolutamente ragionare, quindi uno spread elevatissimo tra prezzo virtuale e prezzo vero, il prezzo di importazione medio, che tra l'altro gli analisti ci dicono che spesso è legato, addirittura indicizzato, al petrolio, quindi l'aumento diciamo va assolutamente valutato. Sulla destra vedete invece quella che è la mancata produzione rinnovabile degli ultimi anni, ma su questo
non mi dilungo perché la conoscete perfettamente, è solo per promemoria di tutti i presenti. Prossima slide, in parte l'ha anticipata il Presidente Conte, quindi io ho cambiato il nome all'ultimo momento, l'ho chiamato extra bonus per non confonderlo sempre col super bonus, quindi la detrazione fiscale dell'80% che l'abbiamo inserita nella mozione, tutte queste sono una piccola parte di quei 27 impegni che abbiamo inserito nella mozione che abbiamo depositato a metà febbraio. Quindi a metà febbraio come gruppo Senato abbiamo depositato questa mozione, ci sono sia le misure, chiamiamole finanziarie, sia quelle strutturabili. L'Electricity Release ugualmente l'ha anticipato il Presidente Conte, quindi il fatto di poter dare al GSE in gestione con delle aste energia rinnovabile a un prezzo calmierato con contratti di acquisto a lungo termine. E, sulle comunità energetiche non mi dilungo, ne parliamo da 2 anni, stiamo cercando di far passare un fondo di garanzia che vada oltre i comuni con i 5.000 abitanti, perché sapete che c'è il fondo PNRR, ma quello riguarda i comuni geograficamente sotto i 5.000 abitanti, rimane tutto il resto. Credo che i fondi di garanzia rimangano lo strumento migliore in qualsiasi ambito perché fanno leva e quindi permettono di dispiegare molto più capitale. Sulle comunità energetiche io ovviamente rimango a disposizione, tutto il movimento rimane a disposizione. Abbiamo fatto con quasi tutti voi webinar online per spiegare cosa sono. Io è vero, continuo a girare per i territori e purtroppo testimonio che la stragrande maggioranza delle persone non le conosce. Quindi io mi appello e siamo tutti a disposizione se vogliamo proseguire nell'opera di informazione, perché proprio non sanno cosa sono. Poi uno decide se gli interessa o meno, ma non le conoscono proprio. E extra profitti ne abbiamo parlato. 2 secondi sulla maggior tutela. Secondo me acquirente unico lo possiamo rilanciare come ruolo, dobbiamo dargli però modo di contrattare anche lui sul lungo, adesso è obbligato a contrattare sullo spot. Potremmo dargli anche il ruolo di gestore di chi si trova in povertà energetica. Insomma, secondo me ha un'expertise e delle competenze tali che possiamo rilanciarlo. E il fatto che manca appunto l'informazione. Dobbiamo spingere il governo a far sì che ci sia una campagna capillare di informazione, perché tantissimi fondi ci sono, ma i potenziali beneficiari non li conoscono, a partire dagli enti pubblici che potrebbero trainare una quantità di lavoro impressionante, ma proprio non sanno di avere quei soldi a disposizione. Quindi io mi fermo qui e lascio la parola ai colleghi successivi. Unica preghiera, gli interventi diciamo nostri, vi chiamo in ordine alfabetico. Qualcuno mi ha chiesto una cortesia di essere anticipato un attimo perché poi deve allontanarsi. E si parla dal palco e anche sul palco bisogna tenere la mascherina. Poi siete in 25, per cui noi avremo calcolato 3, massimo 4 minuti a testa, ma semplicemente per un discorso di farvi parlare. Anzi, per la verità siete 22, perché adesso vi ho contati, siete in 22, per cui 3-4 minuti a testa. Quindi lascio la parola ai miei colleghi del Comitato Transizione Ecologica, che è un comitato voluto dal Presidente Conte insieme ad altri, per guidare quella che è appunto la transizione ecologica in generale. Saluto il capogruppo Davide che va in camera, e quindi Andrea Cioffe, poi Patti Labate, Luca Sutti, Ilaria Fontana. Tra l'altro avremo con noi verso fine evento anche la vice ministro Todde, che appena si libera dagli impegni istituzionali verrà anche lei. Giusto 2 parole, perché molte cose sono state dette e poi più che altro una giornata di ascolto. Quando parliamo di tutta questa attività che mettiamo in moto e di tutta questa azione, dobbiamo sempre stare molto attenti anche a considerare che l'industria nazionale ed europea deve essere pronta ad affrontare bene la produzione, perché sennò poi potremmo rischiare di mettere a terra tutta una serie di attività dovendo poi comprare i materiali dall'estero. Quindi dobbiamo stare molto attenti a fare in modo che l'industria europea sia in grado di rispondere alla domanda.
per evitare insomma i vecchi sconquassi fatti sul fotovoltaico di oramai lunga memoria, quando abbiamo comprato i pannelli diciamo prima all'interno dell'Unione Europea, in Italia, ma poi dalla Cina. Ci sono alcune cose che potremmo dire, ne dico una sola. L'Unione Europea ha fatto un piano, come tutti noi sappiamo, sui minerali critici, cioè un piano d'azione che riguarda tante cose. Sappiamo che gran parte dei minerali critici sono importati dall'estero, le terre rare, come tutti sappiamo, vengono più per il 90% dalla Cina, per non parlare del lantanio che serve per i magneti permanenti. Quindi un'altra delle cose che dobbiamo, sulle quali dobbiamo lavorare come Unione Europea, e lavorare con molta attenzione per fare in modo che questi minerali critici siano meno critici per l'industria europea. E quindi uno dei piani che l'Unione sta mettendo in campo, e che è un piano molto corretto, è di fare in modo di avere la capacità di riutilizzare, anzi di estrarre, questi minerali critici dai RAE e da tutto ciò che è possibile utilizzare per estrarli. Questo è una cosa che ci permette, come industria europea, di essere in grado di affrontare la domanda e quindi non essere, tra virgolette, schiavi diciamo, della produzione extraeuropea. Poi un'altra piccola cosa, che pure è molto importante, della quale abbiamo parlato tante volte: la penisola iberica ha 7 rigassificatori non collegati alla rete. Questo è un vecchio problema che dobbiamo affrontare, perché abbiamo le infrastrutture esistenti che possono essere ben utilizzate, e quindi il collegamento della penisola iberica sulle dorsali principali di gas è un altro punto assolutamente importante sul quale bisogna lavorare. Magari prima di parlare di ulteriori nuove infrastrutture che possono essere utili, forse è bene massimizzare l'utilizzo delle infrastrutture esistenti. Patti Labate, della Commissione Ambiente Senato, e anche componente anche lei del comitato che è stato richiamato della transizione ecologica. Prego. Grazie. Io vorrei porre l'attenzione su due o tre cose, visto che appunto i colleghi e il Presidente hanno già detto chiaramente qual è la nostra linea e quello che porteremo avanti. Volevo porre l'attenzione su questo. A mio avviso le parole importanti sono riforme e semplificazione. Secondo me nemmeno tanto investimenti, perché alla fine molto spesso quando parlo con gli imprenditori mi dicono: noi i soldi ce li abbiamo, il punto è che dovete darci, semplificarci la vita, farci lavorare. E l'altra cosa sono le riforme. Le riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono la parte più importante. E se qui siete da questa parte oggi e vi stiamo ascoltando, è perché dovete aiutarci a governare la transizione ecologica. Perché uso questa parola? Perché molto spesso sembra che la transizione ecologica sia qualcosa inventata da noi o dall'Europa, e che quindi è necessario avere dei soldi per fare questa trasformazione, ma non è così. Il punto è che ormai siamo in una crisi strutturale e gli scenari che si stanno verificando, magari alcuni economisti li hanno già, come dire, studiate un po' di anni fa. È normale che stiamo andando incontro a una diminuzione di risorse naturali, il capitale naturale è quello critico che stiamo cercando di tutelare. Io ricordo di aver fatto l'interrogazione sul prezzo delle materie prime a settembre del 2020, quando voi stessi mi avete detto: attenzione senatrice, sta succedendo qualcosa. Questo accadrà anche se noi stiamo fermi, anche se noi decidiamo di non cambiare il modello economico. Niente, le cose accadranno. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è governare il cambiamento. E per questo siete qui, perché noi possiamo solo essere, come dire, strumenti di quello che realmente è necessario alle imprese. Quindi abbiamo sicuramente grandi settori, ma abbiamo anche piccole e medie imprese. Tutte quante devono essere portate nella stessa direzione. Io concludo quindi dicendo quest'altra piccola cosa. Quando parliamo di Green New Deal, in realtà la parola non è scelta a caso, è un patto verde. Un patto verde che deve essere fatto quindi fra voi, noi, ma anche fra tutti gli stakeholder italiani. Qui ci sono oggi le imprese che fanno appunto produzione. Il 17 io avrò anche delle imprese, perché è la giornata del riciclo mondiale, che fanno appunto riciclo. Economia circolare significa
appunto mettersi insieme. Non significa solo rifiuto che diventa risorsa, sì, bellissima cosa, è vero, fino a un certo punto è vero, significa anche risparmiare energia se il mio rifiuto diventa risorsa, diventa materia prima seconda, è vero anche questo, ma economia circolare significa circolarità, darsi una mano su tutti i settori, mettersi a sistema, altrimenti non ne usciamo e veramente non possiamo avere quella crescita, quello sviluppo anche del settore produttivo e anche ridurre quella transizione energetica di cui oggi appunto qui cerchiamo di parlare e di risolvere. Luca Sut, anche lui fa parte del Comitato per la Transizione Ecologica della Commissione Attività Produttive della Camera. Grazie. Sì, tema del, faccio giusto un breve saluto, insomma considerazione, perché molto è già stato detto, ma siamo qui più che altro per ascoltare voi. Il tema del convegno, appunto quello della transizione energetica e questa crisi che purtroppo stiamo vivendo, ci sta insegnando e dobbiamo capire questo insegnamento, che è l'unica strada appunto è verso quella dell'efficienza e delle fonti rinnovabili. Efficienza che abbiamo messo in campo soprattutto in ambito civile con il superbonus, come è stato detto prima, e dobbiamo puntare anche soprattutto su quella industriale delle imprese, dobbiamo puntare sulle rinnovabili, come ha detto prima il Presidente Conte, appunto questa crisi ci insegna anche che dobbiamo anticipare anche i tempi, anticipare degli obiettivi che ci siamo posti al 2030-2050 che già erano ambiziosi, ma non abbiamo più tempo da perdere, dobbiamo appunto puntare sulle rinnovabili. Il decreto energia attualmente in conversione alla Camera è un primo passo, sicuramente non è sufficiente, dobbiamo fare ancora molto di più e siamo qui appunto per ascoltare anche voi. Vi abbiamo anche ascoltato nei pochi giorni fa anche in audizione in Commissione Attività Produttive del Senato, a cui ci avete dato molti spunti, ma siamo qui anche oggi per ascoltarvi anche su altre cose. E niente, vi ringrazio tutti per essere qui e vi ascolteremo con attenzione. Ho già anticipato che la Vice Ministra dello Sviluppo Economico Alessandra Todde ha degli impegni istituzionali, vedremo appena ci potrà raggiungere, daremo la parola. E adesso sentiamo Ilaria Fontana, che è la sottosegretaria di Stato del Ministero della Transizione Ecologica, un ministero chiave. Grazie. Buongiorno a tutti e tutte. Innanzitutto io ringrazio il senatore Girotto per aver organizzato e voluto fortemente un momento così importante. Importante per noi, per la nostra parte ovviamente governativa del movimento in questo momento, ma soprattutto anche per il gruppo. Le soluzioni sono state raccontate benissimo a nostra visione dal Presidente Conte, dai miei colleghi. Io vi dico solo... vorrei ascoltarvi, no? Perché poi secondo me questa rete è fondamentale, una rete che si basa, che per funzionare si basa proprio dal confronto e dall'ascolto. Gli obiettivi che abbiamo, soprattutto in questo momento, quindi del 2030 e del 2050, non devono assolutamente spostarsi, ma devono rimanere ben fermi. Per rimanere ben fermi, quindi quello dell'abbassamento delle emissioni climalteranti al 2030 e fino alla neutralità climatica, come fare? La transizione ecologica è fondamentale, è necessaria, l'abbiamo detto in tutti i modi. Oggi la viviamo, maggior ragione che a 360 gradi. La senatrice Labbate parlava di economia circolare, di circolarità. Ecco, nella transizione ecologica una parte fondamentale è la transizione energetica, ma anche nella transizione energetica diventa fondamentale questo approccio verde, no? Questo approccio che però non sia di un greenwashing, quindi solo di facciata, ma sostanziale. Ci vuole tempo, ci vuole una misura strutturale che per permettere una vera e propria riconversione, ovviamente con, anche insieme alla Vice Ministra Todde, perché poi sono due argomenti, transizione energetica e riconversione, no? Che è vero che diciamo che è un percorso da fare insieme a voi, perché sono due perni fondamentali, così come la digitalizzazione. La soluzione probabilmente non ce n'è solo una, ma quello che abbiamo davanti agli occhi è l'esigenza, la necessità di
semplificare, ma semplificare non vuol dire mettere da parte l'ambiente, anzi lo si tutela ancora di più, perché probabilmente il movimento è stato in questo promotore visionario, no? per tante idee. Eppure oggi tutto ciò che avevamo detto anche sull'efficientamento energetico, sulle comunità energetiche, sul super bonus, oggi diventa una realtà che è necessario assolutamente portare avanti. Sono convinta che dall'ascolto di una giornata come questa si possa anche rafforzare la visione e i nostri punti da portare avanti, quindi veramente vi ascolterò con piacere e ovviamente mi metto a completa disposizione. Grazie mille e buon lavoro a tutti noi. Grazie. Allora adesso iniziamo con gli interventi vostri, siete 22, io avrò l'ingrato compito di cercare di sollecitarvi di stare nei tempi, che sono 3-4 minuti se appunto vogliamo dare spazio a tutti. Chi avesse necessità di anticipare al massimo l'intervento perché deve scappare, mi scriva su WhatsApp e io cerco di farlo slittare in avanti, altrimenti seguo l'ordine alfabetico, quindi Alleanza Cooperative e poi si prepari ANCE. Tutti sul palchetto e sempre con la mascherina per cortesia. Quindi Alleanza Cooperative, poi si prepari ANCE, poi Casa Artigiani e poi Confindustria. Buongiorno a tutti, grazie Senatore, grazie Presidente. Io sono Maria Adele Prosperoni per Alleanza delle Cooperative. E ometto i dati che sono tristemente noti a tutti. Alleanza delle Cooperative ha predisposto dei documenti che poi metteremo a disposizione del Movimento. Nei 3 minuti consentitemi quindi di concentrare solo su alcuni elementi che riteniamo strategici. Comunità energetiche. Allora, il settore cooperativo è fortemente impegnato per la promozione delle comunità energetiche e abbiamo un'idea molto ambiziosa delle comunità come leva e motore per lo sviluppo territoriale e locale. Sotto questo profilo riteniamo che vada creato un sistema per promuovere la formazione di comunità energetiche in forma cooperativa. Condividiamo molto le proposte uscire dalla logica PNRR, finanziamento tasso zero per comuni sotto 5.000 abitanti, perché comunque è limitante. Crediamo che le comunità energetiche debbano essere promosse, quindi anche le proposte che ci ha fatto il senatore, che fa il movimento rispetto all'extra bonus per le piccole e medie imprese, o il fondo di garanzia che promuove gli investimenti di queste comunità, sono fondamentali, perché il soggetto che fa l'investimento è l'ago della bilancia per un modello virtuoso o speculativo delle comunità. E super bonus, noi crediamo molto nel super bonus, ci crediamo al punto che crediamo sia arrivato il momento di renderlo una misura strutturale. Abbiamo riscontrato che le nostre imprese e le nostre cooperative hanno proprio difficoltà ad accedere al super bonus per l'assoluta complicazione delle procedure, anche perché si sovrappongono varie forme di bonus, sisma bonus, eco bonus, super bonus, e oggettivamente diventa complicato accedere a queste misure. Quindi nella logica di rendere strutturale i bonus per l'efficienza energetica sarebbe utile rivedere completamente la normativa, creare un unico bonus, un'unica procedura, anche abbassando la percentuale, ma che ci sia chiarezza nella normativa. Un ultimo flash sulle misure congiunturali. Noi sappiamo che la transizione energetica in questo momento si interseca in maniera pesante con il problema del caro prezzo e del caro energia. Ovviamente misure strutturali, misure congiunturali si devono sovrapporre e integrare. Ci sono alcune misure congiunturali che a nostro avviso vanno rese strutturali. Tutta la tematica della revisione delle bollette, della valutazione dei costi che gravano sulle bollette, della fiscalità dei prodotti energetici, secondo noi va rivista in maniera strutturale. Quindi il tema degli oneri di sistema va affrontato in maniera definita. Ultimissimo flash sulla norma sugli extra profitti, sul recupero degli extra profitti, che per il settore cooperativo sta assumendo un effetto paradosso, perché noi abbiamo cooperative elettriche storiche che appunto producono energia da idroelettrico, sono cooperative dell'Ottocento, e non generano extra profitti, o se li generano li reinvestono sul territorio, li dividono per i soci utenti. Ecco, rispetto a quella norma noi abbiamo già sollecitato in varie sedi la necessità di rivederla proprio in funzione del fatto che alcune cooperative gli extra profitti non li generano e vengono invece travolti poi dall'effetto di questa norma. Vi daremo poi un documento più completo. Grazie. Grazie, perfettamente nei tempi. ANCE, poi Casa Artigiani, poi Confindustria.
Buongiorno, grazie senatore Girotto, grazie presidente. Sono Flavio Monosilio, direttore del Centro Studi dell'ANCE. Vorrei partire molto brevemente ripercorrendo ciò che il presidente Conte ha detto prima, cioè l'esperienza che è stata fatta nel lockdown nel marzo-aprile del 2020 nel costruire una proposta, cioè il Superbonus 110, che ha visto, di questo ringrazio il presidente e tutti i protagonisti di quei giorni, il ministro Patuanelli, non ricordo solo qualcuno, Fraccaro e altri colleghi che hanno, vostri colleghi che hanno saputo ascoltare. Il risultato di questo ascolto è sotto gli occhi di tutti, è una norma che è riuscita a imprimere una svolta a un settore che, come il presidente Conte ricordava, era distrutto, una filiera distrutta dopo 12 anni di crisi, a cui la pandemia aveva smorzato i primissimi timidi cambiamenti congiunturali che si erano visti nel corso del 2019 e lo sconforto era subentrato. Questo ascolto ha portato poi nel corso dei mesi a delle correzioni fondamentali. Noi abbiamo, come ANCE, abbiamo suggerito, perché operatori, non perché particolarmente bravi, però perché vedevamo nel concreto tutti i giorni quali erano i problemi, abbiamo suggerito delle soluzioni che si sono poi rivelate, sono state accolte e si sono rivelate anche importanti per far del 110% anche il bonus che è stato più protetto dalle truffe, per esempio. Quel 3% di risultati sono stati frutti, lo dico con un certo orgoglio, anche di proposte di applicare dei prezzari, di applicare delle asseverazioni anche agli altri bonus. È stato fatto con un po' di ritardo, ma è stato fatto. Il 110% che era nato con una sicurezza e con dei presidi di legalità certi e chiari è stato da subito messo al riparo. Noi continuiamo a fare proposte. Una proposta che abbiamo fatto è quella di legalizzare il settore, cioè permettere soltanto ad imprese vere, imprese qualificate per fare questo tipo di lavoro, di poter accedere ai lavori edili, perché abbiamo visto dei numeri importantissimi, esagerati forse, di nuove aperture, ma non tanto il numero delle imprese, perché in un mercato che cresce è giusto che aumentino, ma sono imprese che non hanno know-how, non hanno esperienza nel settore, vengono da altri settori completamente diversi, così come abbiamo proposto e ringraziato il Ministro per l'introduzione del contratto edile. Il contratto edile è un contratto che ha delle previsioni anche in termini non solo di qualificazione ma anche di sicurezza sul lavoro che vengono da 70 anni di storia. Il sistema bilaterale e le scuole edile e le casse edili garantiscono una conoscenza delle norme sulla sicurezza che ad altri settori non è richiesta anche per la loro minore rischiosità. Voglio concludere con una esortazione. Tra le proposte che noi abbiamo fatto sul 110 tendono a migliorarlo, ma qui c'è un problema che la transizione ecologica rischia di subire e di frenare, che è dovuto all'impennata dei prezzi. Qualcosa l'avete fatto vedere. Per quanto riguarda il settore delle costruzioni vi do due dati: il tondo per cemento armato, che è quello che serve per le strutture edilizie, è aumentato del 50% nel corso del 2021 e del 40% nei primi tre mesi del 2022. Siamo ad un aumento dell'80% rispetto al 2020. Pensate che il nostro settore non è in grado di produrre questi extra profitti perché è fermo a delle offerte che vengono fatte nel momento della gara, nell'ambito dei lavori pubblici ma anche dei lavori privati. Mi impegno a realizzare a quel prezzo perché ho calcolato che per esempio il ferro o il bitume, che è cresciuto dello stesso periodo, lo compro a quel prezzo. Se nel corso dell'esecuzione del contratto mi si raddoppiano questi prezzi, io non posso scaricare nulla, non posso traslare, come si dice in economia, il prezzo a valle della mia posizione e quindi io non posso proseguire oppure devo chiudere l'impresa. Questo è il rischio più grande che vedo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché oggi le gare non verranno assolte, andranno deserte, i lavori in corso si dovranno fermare, si stanno già fermando perché non ci sono i margini per comprare i materiali. Io credo, signor Presidente, che Progetto Italia, il vostro progetto, sarà sicuramente un successo se ricalcherà quanto è stato fatto in occasione di quella stagione
triste per certi versi del lockdown, ma esaltante per quanto riguarda una proposta nuova, forse anche folle, lo riconosco, ma che ha portato dei risultati: 122.000 cantieri e 15 miliardi di lavori fatti non sono una cosa banale per un settore che era dimezzato nel corso di 10 anni. Attenzione, perché sta sfuggendo di mano il problema dei prezzi per un settore che non è in grado di gestirli. Non possiamo assorbire una botta, scusatemi il termine, di questo tipo. Veramente può essere una delusione enorme per un settore che, come lei ha ricordato, ha rivisto un po' di speranza, ma che subito è stata negata. Grazie. Allora, Confindustria, scusate, no, Casa Artigiani, poi Confindustria. Casa Artigiani, poi Confindustria. Buongiorno. Sono Barduzzi, sono il direttore del Centro Studi di Casa Artigiani. Vi ringraziamo per l'invito a questa importante giornata di confronto che ci permette di esprimere ancora una volta una forte preoccupazione per le ripercussioni che le tensioni causate dalla guerra alle porte dell'Europa stanno avendo sulla ripresa del nostro sistema economico. Una situazione che si somma alla già pesante crisi energetica che da mesi colpisce l'Italia, con contraccolpi a cascata sui prezzi delle materie prime, sulla logistica e quindi sull'inflazione, che rischia di compromettere i positivi segnali di ripresa che il nostro Paese stava mostrando. Riteniamo pertanto necessario, Presidente Conte, utilizzare le risorse del Recovery Fund anche per mettere in campo interventi in grado di bilanciare adeguatamente l'impatto dei rincari in bolletta e di risolvere strutturalmente i nodi che attanagliano il nostro sistema energetico. Le misure adottate recentemente dal Governo vanno nella giusta direzione, ma non sono ancora sufficienti. Serve un piano d'azione più ampio e strutturale per contenere l'eccessiva dipendenza della provvista energetica dalle forniture estere. Serve abbattere il peso degli oneri generali di sistema e serve agire per il riordino della fiscalità energetica. Apprezziamo l'intenzione annunciata dal Premier Draghi di intervenire sul piano dello stoccaggio delle risorse, come pure l'interlocuzione in tal senso avanzata a livello europeo, ma è necessario fare presto. I nostri imprenditori mettono in primo piano la continuità della loro attività e, come sempre, faranno ogni sforzo per andare avanti ed affrontare le gravi conseguenze della crisi. Riteniamo tuttavia indispensabili provvedimenti emergenziali per sostenere da subito le aziende maggiormente colpite, anche attraverso misure di ristoro e di indennizzo, da definire con modalità di accesso e di utilizzo veloci che tengano conto della peculiarità delle imprese di minori dimensioni. Una considerazione a parte meritano le conseguenze che la crisi energetica ha innescato sul costo del carburante per l'autotrasporto, una situazione che interviene ad aggravare un trend di costante aumento dei prezzi divenuto insostenibile per la nostra categoria. Basti pensare che, ed è l'unico dato che darò, che il prezzo del gasolio alla pompa ha subito un aumento tendenziale del 45% al 10 marzo 2022, un fardello di maggiori costi interamente assorbito dai margini di profitto delle imprese di autotrasporto che adesso si trovano allo stremo e chiedono con forza soluzioni adeguate sul costo del carburante, in aggiunta a quelle già esistenti per le accise. E poi ci sono i fenomeni speculativi, lei Presidente Conte ne ha fatto cenno in apertura, che rendono carente al momento il reperimento del gasolio e contribuiscono a far aumentare il prezzo. Vado rapidamente alle nostre proposte per stare nei 3 minuti assegnati. In primo luogo, secondo noi, occorre continuare ad intervenire attraverso il sostegno diretto alle imprese, andando a supportare con misure di alleggerimento dei costi in bolletta tutte le imprese più direttamente esposte sul fronte dell'intensità di consumo. Accanto alle misure di intervento diretto, riteniamo sia necessario allargare il più possibile il fronte della produzione nazionale di energia, per tenere conto, nei limiti del possibile, degli obiettivi di transizione energetica. Occorre puntare soprattutto a creare migliori condizioni di progressiva autosufficienza, da un lato rafforzando l'efficientamento energetico, dall'altro continuando a consolidare
la produzione a mezzo di rinnovabili e l'autoproduzione attraverso i sistemi di generazione distribuita. Riteniamo indispensabile anche avviare la riforma del sistema del pricing del mercato elettrico, riconducendo il prezzo dell'energia al costo di generazione, valutandone anche le diverse fonti e l'equa distribuzione dell'onere di finanziamento tra le diverse fasce di contribuenti sulla base dei consumi energetici, e un riordino complessivo della disciplina degli oneri e delle altre voci in bolletta. Casartigiani, insieme alle altre confederazioni dell'artigianato, da tempo ribadisce l'urgenza di avviare la riforma degli oneri generali di sistema, del sistema elettrico, trasferendoli sulla fiscalità generale per eliminare l'assurdo e iniquo meccanismo in base al quale oggi le piccole imprese che consumano il 34% dell'energia pagano quasi il 50% degli oneri generali di sistema. Sarà necessario poi intervenire per attenuare gli effetti speculativi dei prezzi dell'energia, anche valutando soluzioni una tantum, come la compartecipazione dei produttori di energia che stanno realizzando extra profitti. Tra le altre cose, dal nostro osservatorio, riteniamo utile misure di garanzia, di rateizzazione e finanziamenti agevolati a favore delle imprese sui contratti pluriennali di approvvigionamento energetico. Infine, riteniamo che sarebbe utile aumentare i tetti per l'autoconsumo oltre i 500 kWh per dare una spinta al fotovoltaico e incentivare l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo. Se è necessario manderemo anche un documento e per ora mi fermo e vi ringrazio. Sì, sì, lo do per implicito che i contributi si sono scritti, naturalmente ci restano. Allora Confindustria il professor Beccarello e poi CIA il presidente Scanavino. Mi raccomando, stiamo il più possibile asciutti perché ci stiamo allungando. Assolutamente, grazie, buongiorno. Allora, io direi di non eludere il primo punto, transizione energetica, però dobbiamo parlarne guardando i numeri. Noi presenteremo uno studio ad aprile e quello che è stato evocato, cioè il PNRR e per la transizione energetica, non è nemmeno il 4% di quello che dovremmo spendere. Quindi questa è una situazione che noi non guardiamo, come dire, in modo pessimistico. È una sfida che dobbiamo affrontare. Va messa a terra e ci vuole il concorso di tutte le componenti produttive, perché se non si crea valore non possiamo sostenere questa trasformazione. Allora veniamo al punto drammatico e urgente. Oggi Istat dice meno 3,4% produzione industriale nel mese di gennaio. Avete letto in queste settimane quanti settori produttivi stanno chiudendo. Il collega di ANCE diceva un problema con il costo del tondo. Il problema nei prossimi giorni forse troveremo il tondo, troveremo la carta, troveremo il vetro o troveremo alcuni prodotti fondamentali per la nostra vita quotidiana. Quindi ritengo che se non si mettono a terra due provvedimenti urgenti con riferimento ai settori energy intensive, molto concreti, mi fa piacere vedere che uno l'avete evocato anche voi, è la prima è una misura sul settore elettrico. Noi abbiamo circa 55 terawattora di consumi che, se non trovano una soluzione che vada a calmierare i prezzi in modo molto concreto, questi settori rischiano una seria delocalizzazione dal contesto italiano. Quella misura noi l'abbiamo sposata dei 25 terawattora, perché non è solo una misura contingente, l'aiuto all'industria. L'industria, a fronte di questa misura, è disposta a investire 13 miliardi di euro in una sviluppo di capacità equivalenti da fonti rinnovabili. Però chiediamo di metterci in gioco tutti quanti, perché si tratta di investimenti fondamentali, investimenti fatti da soggetti che ormai hanno già riempito tutti i tetti, tutte le aree perimetrali di fotovoltaico, ma arriviamo al 3, 4, 5% in alcune volte. L'industria deve camminare con una produzione rinnovabile basata su forti economie di scala. Ci mettiamo in gioco noi con gli investimenti, ma anche le istituzioni devono mettersi in gioco rispettando i tempi, 31 dicembre 2022, entro il quale devono essere definite le aree idonee. È una sfida win-win che imprese e istituzioni possono giocare, ma non possiamo bluffare, altrimenti perdiamo un percorso estremamente importante. Secondo tema. L'industria ha bisogno di energia termica, quindi per il gas, almeno per noi,
non posso togliere la mascherina. No, mi scusi, mi avvicino. Gas, purtroppo c'è un tema tecnico ineludibile. L'industria ha bisogno di energia termica, quindi piaccia o non piaccia, così come ricordava il Presidente, la Cina sta aumentando in modo enorme la domanda di gas, noi dobbiamo accompagnare i processi termici per i prossimi 15-20 anni, nel momento in cui l'idrogeno green sarà disponibile e sostituirà il gas. Cose molto concrete. Allora, si parla di speculazione, ma noi abbiamo degli asset importanti e non vediamo nessuna ragione per strapagarli a Putin o a qualsiasi altro trader, quando in realtà possiamo utilizzare quanto abbiamo nei giacimenti nazionali, impattiamo di meno sul piano ambientale perché non dobbiamo spingere e consumare gas negli estrattori di pompaggio e possiamo averlo, pur riconoscendo legittimi rendimenti sui capitali investiti, possiamo ottenerli a 18-20 centesimi. Chiediamo una misura emergenziale dove venga fatta un'anticipazione finanziaria su questo a fronte di un impegno dei settori industriali a sottoscrivere contratti per 10 anni. Sono due punti fondamentali. Potremmo continuare sul tema delle componenti parafiscali, ma su questo noi chiediamo, come ha suggerito la Commissione europea martedì scorso, di usare tutte le leve di fiscalità e parafiscalità utilizzando i massimi livelli applicabili e noi riteniamo che questa sia una misura assolutamente praticabile nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. È una leva a disposizione, usiamola. Se vogliamo affrontare quella sfida, noi siamo pronti a fare la nostra parte con investimenti importanti. Però vi chiediamo di poter arrivare a fare gli investimenti per quella sfida. La situazione è drammatica e se non abbiamo questi due interventi, credo che pagheremo parecchio in termini di conseguenze, perché non dimenticatevi un aspetto. Il debito pubblico italiano, che ormai ha superato il 150%, se sentite gli analisti internazionali, si regge soprattutto su un punto, su un parametro, ovvero l'avanzo della bilancia commerciale italiana al netto dell'energia. 500 miliardi che abbiamo conosciuto lo scorso anno grazie a una straordinaria crescita, ma se viene meno avremo dei seri problemi anche per garantire il nostro indebitamento. Grazie. Grazie. Allora CIA, Presidente Scanavino, poi si prepara CNA, credo la Vicepresidente Panebarco. Buongiorno, grazie per questa opportunità, grazie al Presidente Conte che rivedo con molto piacere. L'agricoltura è passata sotto le luci della ribalta improvvisamente, no? Perché produce cibo e in un'economia che è sempre più vicina ad un'economia di guerra il cibo assume un ruolo strategico. Presidente Conte faceva riferimento prima i pescatori sono molto vicini come situazione agli agricoltori. Noi siamo chiamati a garantire l'approvvigionamento di alcune materie prime fondamentali, il grano in particolare, il blocco dell'Ucraina che peraltro non manda tantissimo grano in Italia, parliamo di grano tenero, è un fatto che ci preoccupa ma va gestito perché il grano è a terra e siamo sostanzialmente a 100 giorni dal raccolto. Per il mais che è alla base dell'alimentazione zootecnica, che vuol dire latte, formaggio e uova, siamo in una situazione veramente di crisi. Si sta progettando di aumentare la superficie seminata, cominceranno le semine la prossima settimana, di 500.000 ettari per garantire un approvvigionamento a settembre, perché il mais lo raccoglieremo a settembre. Abbiamo il gasolio a 1,50 euro, è passato da 80 centesimi di dicembre a 1,45 euro della settimana passata. Se non abbiamo sostanziali garanzie sulla tenuta dei prezzi di vendita di questo cereale, noi non possiamo scommettere. Cioè, il rischio è di trovarsi con dei costi di produzione
assurdi a incontrare un mercato che potrebbe precipitare, perché come tutti voi sapete il mercato cereale è oggetto di fluttuos, di speculazioni e di oscillazioni imprevedibili. Quindi si tratta di mettere intanto considerare le aziende agricole energivore e inserirle tra le aziende che devono avere un contributo e un'attenzione particolare, e poi fare con le aziende agricole un piano per produrre quel che serve alla nazione in una situazione di governo e tutela di mercato che ci consenta di avere la garanzia di coprire i costi di produzione. Finisco con un accenno al contributo che l'agricoltura può dare alle fonti di energia rinnovabile. Penso ai parchi agrovoltaici che hanno un'incentivazione troppo bassa. La logica è che nei campi agrovoltaici si può coltivare, è vero, ma le difficoltà del coltivare, la differenza a coltivare a pieno campo, a coltivare in un campo che è disseminato di pannelli, no, è una questione che va tenuta in conto, quindi bisogna aumentare il contributo ai campi agrovoltaici e invece mettere un limite ai campi fotovoltaici. Noi non possiamo riempire le campagne di pannelli solari, dobbiamo metterli su tutti i capannoni delle nostre stalle, delle nostre cantine, dei nostri magazzini, ma a terra bisogna prendere una decisione di limitazione, perché altrimenti distruggiamo l'ambiente. Finisco dicendo che il patrimonio forestale italiano è gestito per il 18% e un piano di gestione del patrimonio forestale nazionale potrebbe generare una quantità di biomasse da destinare all'energia, soprattutto alle comunità energetiche nelle aree appenniniche e non metropolitane. Grazie. Grazie, grazie Presidente. Allora CNA, dottoressa la Presidente, Vicepresidente Panebarco, poi si prepari col diretti. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, grazie mille per questa opportunità che ci offrite oggi di poter partecipare a questo evento dando il nostro contributo. Io tra l'altro porto i saluti anche del nostro Presidente Dario Costantini, so che vi siete incontrati poco tempo fa e che è stato un incontro positivo, e anche dagli interventi che ho sentito e dalle vostre introduzioni penso che anche questo incontro lo sarà, proprio perché è solo con un confronto allargato che possiamo affrontare, l'avete detto anche prima, il tema della transizione energetica. E su questo io mi voglio soffermare in particolare perché per noi di CNA, che rappresentiamo le micro, piccole e medie imprese, questo punto è fondamentale, nel senso che questo percorso deve essere un processo inclusivo, un processo, una transizione giusta, questo ce lo chiede anche l'Europa, la definisce così, cioè una transizione che non lascia indietro nessuno e nessuna, ma soprattutto, siccome è chiaro a tutti che è una transizione anche costosa in termini di risorse, costosa in termini economici, è importante che i costi non vengano scaricati sulle fasce più deboli, sui cittadini e sulle piccole imprese, perché sono anche le fasce che hanno più difficoltà ad agganciare il cambiamento e le transizioni. Oggi chiaramente, allora, noi come CNA sosteniamo la transizione perché è fondamentale, è ambiziosa e sfidante, ma è necessaria. Però è chiaro che è sotto gli occhi di tutti che oggi abbiamo una priorità, che è quella di trovare una soluzione per frenare e invertire i prezzi dell'energia. Purtroppo noi apprezziamo lo sforzo del governo fatto, i miliardi messi a disposizione per calmierare questi prezzi, si rischia di annullare il beneficio di questi contributi se i prezzi continueranno a salire. Ci sono imprese che hanno dovuto chiudere perché è controproducente rimanere aperti, e ci sono imprese che rimangono aperte ma che praticamente hanno i margini totalmente azzerati. Quindi è chiaro che vanno trovate soluzioni veloci ma anche interventi più strutturali e duraturi.
per rafforzare la sicurezza energetica del Paese. E sappiamo che il Governo ha annunciato un ulteriore pacchetto di misure per fronteggiare questa emergenza e noi pensiamo e proponiamo di introdurre, se ne parla da un po', un cap amministrato ai prezzi energetici, per esempio, una misura che potrebbe essere in grado di ridimensionare gli aumenti e mettere un freno alle speculazioni sul mercato. Poi chiaramente, lo hanno citato altri colleghi, da sempre noi sosteniamo che vada fatta una riforma degli oneri in bolletta. E sosteniamo anche ovviamente l'ipotesi di ridurre, anzi la forte diciamo, importanza di ridurre la dipendenza energetica italiana dalla Russia e dico io come imprenditrice di cercare di trovare una strategia comune in Europa per poter diversificare il più possibile i canali di approvvigionamento energetico in futuro, perché la diversificazione è sempre una strategia vincente. E apprezziamo anche l'orientamento recente del governo per mettere in sicurezza il sistema energetico nazionale, in particolare rafforzando gli investimenti nel settore del gas naturale. Qui, senza voler puntare il dito su quanto è avvenuto in passato, però non possiamo non evidenziare il ritardo con cui l'Italia ha acquisito questa consapevolezza di sfruttare anche i propri giacimenti di più, considerando che noi avevamo aggiornato da poco la nostra strategia energetica nazionale. Riteniamo che l'obiettivo della dipendenza energetica non vada però sganciato dal percorso di decarbonizzazione e anzi questo percorso si può rafforzare implementando, l'avete detto prima, la produzione di energia da fonti rinnovabili. E qui sì, è vero, sburocratizzare è importante, soprattutto per le piccole e medie imprese, ma occorre anche un fondo e quindi penso che l'extra bonus energia che proponete possa essere molto utile, perché occorrono fondi per le imprese per poter affrontare i costi dell'impianto. E mi vado verso la fine perché so che mi sono un po' dilungata, ma poi abbiamo quell'intervento scritto, quindi ve lo possiamo inviare. E so che era previsto nel DL Energia il fondo per l'autoconsumo da fonti rinnovabili, ma pare che sia scomparso, però potrebbe essere utile. E noi riteniamo che vada sfruttato, la rete delle piccole imprese potrebbe essere veramente una rete interessante per rafforzare questo mix energetico nazionale. E dico solo una cosa sulle comunità energetiche, anche per noi sono uno strumento di sviluppo interessante per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, però oltre a semplificare la normativa e a semplificare insomma, le procedure burocratiche, sarebbe importante per le piccole e medie imprese avere dei modelli tecnico-operativi a cui ispirarsi per fondare, per realizzare nuove comunità. Grazie. Grazie Presidente, allora dovremmo essere arrivati a Coldiretti e poi si prepara Confagricoltura. Buongiorno, grazie. Due immagini in questi giorni nel resoconto della stampa sono diventate purtroppo comuni. La foto che fissa il rincaro dei carburanti presso gli impianti di erogazione e gli scaffali vuoti o che si stanno svuotando dei supermercati. Io credo che anche nella transizione energetica occorra avere la capacità di intrecciare questi due momenti, perché quella visione della complessità a cui il Presidente Conte faceva riferimento non deve abbandonare alcune linee di lavoro capaci di indugiare sull'uno e sull'altro aspetto, che possono presentare delle elementi di congiunzione ma anche di reazione. E dico questo perché comunque noi non partiamo da zero, dobbiamo riuscire a calibrare gli interventi sul contributo che già il nostro Paese realizza in termini di energia rinnovabile, quasi il 20%, e soprattutto sulla forza di un piano di cui stiamo forse perdendo la consapevolezza delle traiettorie in grado di metterci a disposizione. Perché il Piano Nazionale di Ripresa, almeno per quanto riguarda l'agricoltura, offre già delle prospettive in grado di integrare l'energia come condizione di sviluppo. Perché io credo che noi non possiamo chiedere all'agricoltura
di produrre gigawatt o di produrre petrolio, perché l'agricoltura produce farina e pane. E questo è importante, perché se noi riuscissimo, e da questo punto di vista credo che insomma, il riconoscimento al lavoro del suo governo, Presidente, è stato evidenziato da Coldiretti in molteplici occasioni, se noi riuscissimo oggi a realizzare i parchi agrivoltaici, 4 milioni di metri cubi, di metri quadrati di superficie nei tetti, 0,47 gigawatt, gli impianti agrivoltaici, 2 gigawatt, di 2 miliardi e mezzo di metri cubi di biometano, credo che potremmo come agricoltura dare un contributo utile, non soltanto all'approvvigionamento energetico, quanto alla riduzione dei costi per l'energia, che consente di mettere a disposizione a prezzi accessibili il cibo per tutti, perché questo è il compito della nostra agricoltura. Allora, alcune perplessità che Coldiretti ha messo in campo per quanto riguarda, diciamo, il consumo di suolo sono del tutto legittime. Noi non possiamo pensare oggi di programmare un intervento di messa a dimora sul territorio di 70 gigawatt, che significa sottrarre all'agricoltura oltre 1 milione di ettari. Da questo punto di vista, quegli elementi di lettura complessa ci debbono consentire di stabilire delle priorità. Il consumo di suolo è un altro degli obiettivi che lei ha messo al centro del Piano Nazionale di Ripresa, ed è possibile cogliere quegli obiettivi tornando a studiare la mappa del nostro territorio, che già prevede, non so, 66.000 ettari di aree industriali da bonificare. Potrebbe essere una priorità. Studiamo. È chiaro che il nostro modello di agricoltura diffusa, identitaria, già offre una mappa. Penso ai 38.000 impianti fotovoltaici che già sono ospitati nelle aziende, penso ai 1.600 impianti di biogas in conversione a biometano, ai 130 impianti di rete di teleriscaldamento. Sono tutti esempi di una energia distribuita che fa premio sulla possibilità di tornare a sviluppare comunità energetiche. Chiaramente anche noi avremmo delle esigenze, non sono delle esigenze così distanti dalla rappresentazione, sono piccoli interventi, la cui somma però potrebbe riuscire a realizzare importanti obiettivi, ad esempio migliorare la rete infrastrutturale per quanto riguarda l'accesso agli impianti di biogas, biometano, l'adeguamento degli incentivi per i piccoli impianti e l'attenzione alla diversificazione delle taglie, perché in agricoltura produrre significa anche creare occasioni di economia circolare, sviluppare l'utilizzo di, lei conosce bene la materia, biodigestato, con un aumento del prezzo dei fertilizzanti del 130%, il tema dei biodigestati e dei materiali, ciò che entra a monte in un impianto di biogas e ciò che esce non è equiparato. Ecco, già nel decreto legge di cui si discute in questi giorni potrebbero essere portate queste piccole soluzioni a costo zero, tra l'altro, che è una lettura aderente alla realtà operativa dell'agricoltura. Aumentare i contingenti disponibili, perché c'è bisogno, no, di produrre più energia e di risolvere anche i problemi del clima, perché noi crediamo sempre che gli incentivi alle rinnovabili non debbano mai essere distanti o divaricati dalla riduzione delle emissioni climalteranti, perché altrimenti noi innesteremo due soluzioni, energia e clima, che per quanto riguarda l'agricoltura debbono sempre vederci protagonisti nella riduzione, ad esempio, dell'impatto dell'ammoniaca nella zootecnia. E l'energia è proprio una chiave di lettura di sostenibilità. O ancora, diciamo, trovare la corrispondenza per non chiudere quei 600 impianti di biogas che realizzano energia programmabile. Perché anche questo è un altro tema, cioè rendere l'energia utile nell'intero arco della giornata, anche quando non c'è sole, anche quando non c'è vento. Insomma, scusate
la lunghezza, è una visione unitaria che lascia all'agricoltura la forza di produrre alimenti a prezzi accessibili senza scardinare un po' la continuità della tutela del suolo. Grazie. Grazie. Ribadisco, dateci i digitali, perché le cose che ci state dicendo sono importanti e sono tante. Confapi, il vicepresidente Camisa. Ho saltato? Allora scusate, ho saltato Confagricoltura, scusate, ho saltato. Sì. Nel frattempo salutiamo la senatrice Loredana De Petris, capogruppo di Liberi Uguali, un'amica che ci è venuta ad ascoltare. Poi se vorrà intervenire anche Loredana, se ti puoi trattenere. Grazie Presidente, grazie Senatore Girotto, grazie Sottosegretario. Porto i saluti del Presidente Giansanti. Anch'io un'osservazione generale sul fatto che l'agricoltura oggi è chiamata in relazione alla situazione generale a produrre più cereali, più proteaginose a fronte di un aumento dei costi notevoli di tutte le materie prime, quindi parliamo di fertilizzanti, mangimi, sementi, e questo ci deve far riflettere sull'introduzione che avevate anche fatto all'inizio su come transizione energetica, ecologica, digitale oggi devono comunque ricollocarsi in relazione a ciò che abbiamo vissuto col Covid e a ciò che stiamo vivendo oggi con la crisi dell'Ucraina. Perché chiaramente per produrre di più occorre competitività, dobbiamo traguardare gli obiettivi della sostenibilità, ma dobbiamo in qualche modo sostenere le aziende per questo sforzo enorme a cui siamo richiesti. Lo dico anche in relazione al fatto che alcuni documenti, sia sulla politica agricola ma anche sulla politica energetica, probabilmente guardano ancora al passato. Oggi tante cose sono cambiate e ne dobbiamo prendere atto. A partire dal fatto che abbiamo circa 1 milione di ettari oggi che possono essere ridestinati alla produzione. Prendo spunto dalla slide del senatore Girotto per fare qualche elemento di valutazione. Innanzitutto l'informazione, siamo totalmente d'accordo, dobbiamo rafforzarla. Noi stiamo verificando sul territorio con una serie di incontri che c'è poca informazione, probabilmente non basta il nostro sforzo. Tempestività. E l'altro argomento sicuramente importante, abbiamo il decreto legislativo 199, tutto il PNRR, si sta creando un'attesa sul territorio enorme, dobbiamo incominciare a far uscire i bandi perché altrimenti creiamo anche un collo di bottiglia. La semplificazione la conosciamo, entrerò nel merito poi su qualche argomento, ma la cosa secondo me più interessante che è stata in qualche modo indicata è tutto il percorso di efficientamento. È da tanto tempo che insistiamo anche noi che sull'efficientamento energetico e sull'efficientamento della parte ecologica, permettetemi il termine, c'è bisogno di un intervento straordinario. Chiaramente le aziende agricole hanno tanto spazio per efficientare le proprie produzioni, i propri edifici, per cui bisogna proseguire quel piccolo intervento che era stato fatto almeno per l'agriturismo all'interno del decreto legislativo, decreto legge PNRR sul turismo, bisogna rafforzare quel tipo di intervento. Io non voglio ritornare sulla questione dei costi, ma molte indicazioni sono state già date. È chiaro che su gas, elettricità e gasolio occorre intervenire per cercare di dare un piccolo, diciamo, regolazione del mercato, perché altrimenti le aziende in questo modo non ce la fanno. Anche la questione di intervenire con interventi straordinari tipo quelli che sono stati prodotti per le imprese energivore diventa assolutamente necessario per il settore agricolo. Ricordo solo che il florovivaismo che utilizza gas quest'anno molte colture invernali non le ha portate avanti. Qualche flash sulle rinnovabili, qualcosa è stato già accennato, il documento di Versailles, il Repower EU parla di biogas, parlano di raddoppiare il biometano, dobbiamo rendere concrete queste cose. Oggi noi abbiamo il decreto che dovrebbe in qualche modo portare allo sviluppo del biometano e alla riconversione degli impianti che è bloccato a Bruxelles. Occorrono interventi concreti per sbloccare, compreso il fatto che alcune cose sono cambiate e anche il decreto in qualche modo deve essere aggiornato per facilitare la riconversione. È stato ricordato anche che abbiamo il problema del proseguimento del biogas elettrico qualora non possa riconvertire. Alcune indicazioni che abbiamo del FER2 che sta circolando
sono indicazioni totalmente insufficienti, per cui questo è il momento di agire e fare in modo che non perdiamo un solo impianto per la produzione elettrica. Agrisolare, chiaramente attendiamo il bando, bisogna velocizzarlo, apriamo anche qualcosa sull'autoconsumo perché diventa una delle cose estremamente importanti, quindi non solo interventi sull'efficientamento ma anche per l'installazione dei pannelli, almeno per l'autoconsumo, questo faciliterebbe molto la velocizzazione. Guardiamo anche alle serre perché sono fuori da questo tipo di intervento. Un accenno anche per quanto mi riguarda all'agrivoltaico, è importante l'ultimo intervento del decreto legge, cerchiamo comunque di dare incentivi soprattutto all'agrovoltaico di più alto livello in modo da facilitare tutto lo sviluppo dell'agrovoltaico che interessa anche le imprese agricole. È chiaro che è una sfida enorme, va vissuta nella maniera migliore per rispettare l'ambiente e il paesaggio, ma siamo coscienti, almeno come organizzazione, che il ruolo dell'agricoltura sarà importantissimo per raggiungere gli obiettivi, per cui su questo siamo disponibili e in qualche modo abbiamo bisogno comunque di linee guida importanti che possono evitare qualsiasi tipo di problema e qualsiasi tipo di critica. Per cui queste sono un po' le indicazioni. Sulle comunità energetiche chiaramente ci rendiamo conto che, così come impostato sui 5.000 comuni, le aziende agricole proprio avranno un ruolo importantissimo. Forse c'è ancora qualcosa da fare soprattutto sugli impianti preesistenti, oggi ci abbiamo il limite del 30%, probabilmente per recuperare alcune situazioni è importante anche allargare quel limite, e ricordo anche tutta la filiera forestale e delle biomasse su cui occorre lavorare tantissimo e sfruttare il FER2 che ad oggi vedo che comunque alcune risposte non le sta dando, almeno come impostazione. Grazie. Grazie. Al dottor Rotundo, allora Confapi, il vicepresidente Camisa, e poi ci prepari Confartigianato che c'è il direttore Panieri. Grazie presidente Conte, grazie per l'invito. Io devo dirle che Confapi indubbiamente è per la transizione energetica, vogliamo essere anche al vostro fianco per fare un percorso condiviso. Sosteniamo però che la transizione non possa prescindere da una sostenibilità manifatturiera. Io voglio portare alla sua attenzione oggi un problema di cui non ho ancora sentito parlare. Lei parlava prima di settore in crisi. Voglio parlare del settore metalmeccanico oggi. Settore metalmeccanico in questo momento, lo ricordo, 120.000 aziende, 1.600.000 addetti, 200 miliardi di export, 8% di contributo al PIL. È in una situazione drammatica. Perché quasi il 90% della materia prima che viene lavorata da acciaierie italiane arriva da Ucraina e Russia. Noi siamo in una situazione in cui ci sono poche settimane di lavoro, dopodiché si rischia il blocco produttivo. Ad oggi il prezzo della materia prima da inizio della guerra è aumentato del 70%. Non si trova la materia prima, questo significa che non è più importante il prezzo, ma la reperibilità. Allora, la cosa che chiedo al primo gruppo parlamentare sono alcuni interventi che secondo me dobbiamo fare immediatamente, poi mi soffermerò sui punti. Il primo è a livello europeo, occorre immediatamente togliere le quote agli import extraeuropei, che non hanno più senso di esistere in un momento di penuria di materiale, che tra l'altro sono stati fatti nel 2013-2014, ricordo che sono quote trimestrali, oltre le quali hai 25% di dazio. La seconda cosa, io penso che sia fondamentale che voi sosteniate una convocazione immediata alle acciaierie italiane da parte del governo per capire come poter aumentare immediatamente la produzione italiana, ci sono spazi per poterlo fare, perché senza di questo noi avremo dei costi altissimi, non solo di mancata produzione ma anche a livello sociale. E poi lei, Presidente, prima parlava di solidarietà, la solidarietà non dovrebbe essere solo europea ma a livello complessivo. In questo momento la Cina sta vendendo la materia prima a $700 la tonnellata, noi la stiamo pagando 1.700 a fronte di questa guerra, quindi la solidarietà dovrebbe essere a livello complessivo anche da questo punto di vista. Veniamo al tema in essere. Sul tema energia, ecco, l'unica cosa che le chiedo a breve termine è un altro tema. Noi sappiamo che l'energia in questo momento sta incidendo in maniera pesantissima sulle nostre aziende, si sta parlando di un credito d'imposta che avrà effetti a luglio. Sarebbe fondamentale avere una rateizzazione immediata garantita dallo Stato,
subito, perché altrimenti alcune imprese a luglio non ci arrivano. Io, guardate, sono andato venerdì in una trafileria nel Lecchese, nostra azienda associata, che pagava 35.000 euro al mese di metano, oggi paga 190.000 euro al mese. Capite che un'azienda di dimensioni medie come quelle che noi che rappresentiamo non hanno una sostenibilità se non c'è un aiuto immediato da questo punto di vista. Poi vi sono tante altre proposte che faremo e che vi mandiamo. Sul tema invece a medio e lungo termine, bene il tema delle comunità energetiche come l'electricity release, il superbonus è stato un intervento molto importante, indubbiamente va controllato, ma anche le dinamiche che sta comportando in termini di risparmio energetico sono una cosa da perseguire. Pensiamo che però non si possa considerare che la transizione non possa viaggiare di pari passo con quello che è uno sviluppo tradizionale, perché questo momento ci sta insegnando che solo una cosa, solo l'altra non sono sufficienti. Stiamo riparlando adesso di riaprire le centrali a carbone, perché siamo in un momento estremamente difficile. Quindi non dobbiamo avere preclusione per un nucleare di quarta generazione, perché lo stanno facendo i paesi vicini e quindi, come dire, e quindi mi sembra un qualcosa che, come non dobbiamo avere secondo noi paura a parlare anche di rigassificatori. Comunque, Presidente, ecco, quello che le voglio dire, siamo al vostro fianco, se vogliamo fare qualche progetto assieme siamo qui per cercare di costruire una casa comune. Grazie. Grazie Vicepresidente Camisa. Bruno Panieri, Direttore Politiche Economiche, Confartigianato. Bruno, poi Confcommercio. Sì, grazie Presidente Conte, grazie Senatore Girotto per l'invito. Diciamo abbastanza facile essere presi dall'emozione del momento e quindi un po' trascendere dal tema che è un tema di prospettiva e relativamente al quale io credo che non bisogna perdere di vista la visione, perché il tema di prospettiva è probabilmente l'unica politica anticiclica che possiamo mettere in campo per cercare di superare con una prospettiva di medio e lungo periodo il periodo difficile che stiamo affrontando. E questo lo dico perché siamo abbastanza preoccupati che invece il concentrarsi sull'emergenza e quindi sulle risposte da dare nell'immediato possa poi tradire questa visione di medio-lungo periodo e in qualche modo sabotarla. E lo dico a ragion veduta perché poi vediamo come per esempio alcuni dei titoli che qui sono stati richiamati e che noi condividiamo come politica di prospettiva a partire dall'efficienza energetica, diciamo, hanno avuto una vita difficile negli ultimi mesi. Il percorso ad ostacoli del superbonus che ancora non sappiamo come andrà a finire, perché noi non sappiamo ancora se quelle che sono le prospettive che avevamo immaginato di investimento, di sviluppo e di obiettivo potranno essere conseguite, perché ancora, diciamo, il percorso continua a essere ad ostacoli e ancora si continuano a mettere elementi di incertezza in giro nel mercato che non aiutano chi deve poi effettuare gli interventi, ma chi deve fare anche gli investimenti ad avere, diciamo, una prospettiva certa. E quindi da questo punto di vista gli interventi che giustamente devono essere fatti per sostenere l'industria energivora devono tener conto che c'è anche un pezzo di produzione che sta sotto i target e le soglie che sono attualmente previste per i consumatori energivori e che comunque fa un pezzo importante del Made in Italy, dell'export del manifatturiero di questo paese, che sta fuori per esempio dai meccanismi del credito d'imposta e che è un pezzo di industria che rischia di non arrivare a vedere la fine di una crisi che ahimè è molto molto drammatica e che evidentemente appunto sul piano emotivo ci fa sicuramente concentrare molto. Però tornando al tema, ecco, noi immaginiamo che sicuramente appunto non perdere di vista la visione di una transizione energetica che ci può aiutare a costruire un diverso mix energetico, una diversa sicurezza dell'approvvigionamento, un diverso modo di concepire anche lo sviluppo industriale, perché per esempio quel sistema industriale di piccola manifattura di cui parlavo è assolutamente compatibile col concetto di comunità energetica, col concetto di autoproduzione, col concetto di efficienza energetica. E questo pezzo dell'attività dell'industria
italiano deve essere aiutato comunque a supportare una transizione che è una transizione che passa in primo luogo verso un convincimento anche culturale di un pezzo importante del nostro sistema produttivo che noi stiamo come organizzazione aiutando e a traghettare verso una nuova prospettiva, ma che va messo in campo anche con un consapevole intervento di politica pubblica a sostegno, dalla semplificazione agli incentivi per esempio per l'autoproduzione, agli incentivi per rafforzare gli interventi di efficientamento energetico anche nel mondo produttivo. Non c'è soltanto il residenziale civile, ma c'è anche tutto il mondo produttivo di cui ci si può occupare e ripeto, si tratta di un sistema produttivo diffuso che ha la taglia giusta per essere pienamente compatibili con questa linea di politica di sviluppo economico anticiclica. Dopodiché, ripeto, io non voglio rubare tempo anche agli interventi che dovranno seguire, ma appunto le preoccupazioni che questo percorso possa interrompersi perché colti dall'emozione del momento si possa tornare a pensare che forse si può arrivare un po' più in là per conseguire obiettivi significativi che ci portino verso un'effettiva transizione energetica è chiaramente un elemento di preoccupazione perché significa avere una visione corta. E non credo ci si possa permettere in un momento come questo di avere una visione corta. E allora appunto in questa visione che necessariamente deve andare oltre il contingente c'è necessariamente la necessità di non dimenticarsi di un pezzo più molto significativo del nostro sistema produttivo che ha bisogno di star dentro queste politiche, di essere accompagnato all'interno di queste politiche in una dimensione che tenga conto di quali sono i colli di bottiglia che in questo momento non ne favoriscono sicuramente una visione di prospettiva. Io mi fermerei qui e poi chiaramente per quanto riguarda poi gli aspetti di dettaglio anche noi vi facciamo avere, ma insomma poi il senatore Girotto sa che siamo su questi temi molto presenti, quindi faremo avere le nostre osservazioni scritte. Pure troppo. È una battuta ovviamente. Confcommercio e poi Confedilizia. Sì, grazie Presidente Conte, grazie Senatore Girotto. Io devo dire che accogliamo veramente con piacere, con favore, vorrei dire anche con entusiasmo l'invito che ci avete rivolto a partecipare a questo momento di confronto. Crediamo sia assolutamente fondamentale per ragionare insieme ed indirizzare anche le scelte che il nostro Paese deve assumere in un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo. Un momento veramente drammatico che ovviamente richiama la necessità di dotarci insieme di una strategia condivisa che sappia al tempo stesso risolvere i problemi di oggi, ma guardare anche al futuro, perché qui c'è in gioco ovviamente l'immediato, le nostre imprese devono avere delle risposte oggi, ma nello stesso tempo, guardando anche correttamente le slide, bisogna pensare anche al domani e quindi a come guidare la transizione energetica. Ecco, non voglio fare allarmismo perché insomma i numeri li conosciamo tutti, solo per dire, l'abbiamo calcolato la settimana scorsa, qualora si dovessero limitare le forniture di gas dalla Russia, noi abbiamo calcolato che il nostro settore terziario di mercato nel complesso potrebbe diciamo andare incontro a sovraccosti pari a 30 miliardi di euro. Evidentemente questo metterebbe in ginocchio non solo i nostri settori, ma il nostro Paese nel suo complesso. Occorrono quindi misure straordinarie. Ecco, io nei minuto e mezzo che mi manca al termine, ecco, non voglio soffermarmi su quanto già detto. Condividiamo quello che molte delle analisi fin qui fatte, i vari super bonus, benissimo, efficienza energetica, semplificazioni, molto bene le comunità energetiche, occorre promuoverle veramente, la diversificazione dell'approvvigionamento, l'energy mix, bene. Quello che qui invece volevo sottolineare
è qualcosa di forse ancora più lungo respiro, ma che deve essere fatto subito. Innanzitutto noi riteniamo che debba essere accelerata l'approvazione della proposta della Commissione europea sul nuovo regime temporaneo degli aiuti di Stato, assicurando che le misure di sostegno siano realmente inclusive e trasversali. Molto bene, e occorre accelerare su questo, l'idea di un Energy Recovery Fund finanziato da un comune debito pubblico europeo. Ne abbiamo bisogno veramente, ed è una strada che ci vede assolutamente a favore. Così come, venendo al fronte interno, è il momento anche di prendere in considerazione eventuali scostamenti di bilancio. Ci sono tanti temi che dovrebbero essere affrontati anche attraverso questo strumento, doloroso se vogliamo in qualche misura, ma necessario. Faccio qualche esempio. C'è il tema non banale degli oneri generali di sistema. Erano fino allo scorso anno quantificati intorno ai 15 miliardi di euro, quest'anno dovrebbero arrivare a 17 miliardi di euro. È chiaro che le misure che sino ad oggi adottate dal governo si muovono nella giusta direzione, no? Attraverso una loro sterilizzazione trimestrale. È chiaro che bisogna affrontare il problema a livello strutturale, andrebbero eliminati o quantomeno traslati sulla fiscalità generale. Occorre rivedere il tema della fiscalità, riducendo eventualmente anche l'imposta, l'IVA, su categorie che oggi la pagano al 22%. Ricordiamo che l'IVA sull'elettricità è mediamente del 10%. Il settore del terziario lo paga ancora al 22%. Andrebbe insomma rivista, così come una misura che noi riteniamo assolutamente strategica è quella di immaginare, come è stato giustamente, vorrei dire, fatto per settori ad alta intensità energetica, immaginare un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta anche per tutte le altre imprese che hanno comunque un'incidenza significativa tra fatturato e costi dell'energia, ma che sono a terra per questi incrementi ormai fuori controllo. Io immagino e penso, tanto per fare degli esempi, al commercio alimentare, alla filiera del turismo, ai pubblici esercizi, al settore dei trasporti, della logistica e comunque a quelle superfici di vendita caratterizzate da una forte incidenza dei consumi di energia. E qui dobbiamo necessariamente andare oltre alla sterilizzazione degli oneri, che ben venga, figuriamoci, ma prevedere ulteriori misure compensative. Sugli interventi poi a maggiore impatto in termini temporali, quindi quelli a più lungo termine, non mi voglio soffermare perché penso di aver già superato il tempo a mia disposizione, ma comunque siamo assolutamente d'accordo su quanto è stato sino ad oggi detto, quindi cercare di rendere il nostro energy mix più indipendente dalle forniture estere, quindi bene a favorire gli impianti di rigassificazione, depositi anche internazionali di gas e l'ultimo e non da ultimo anche promuovere l'intermodalità nel settore dei trasporti. Mi fermo, ho finito il tempo a disposizione, manderemo sicuramente comunque una sintesi delle nostre proposte. Vi ringrazio. Allora, Confedilizia, poi si può parlare Confesercenti, ci mancano ancora 11 interventi, di questo ritmo ci vuole un'ora, vedete voi, poi abbiamo la collega De Petris che quando vuole lei, perché non so i suoi impegni, se qualcuno ha un treno, un aereo prenotato mi scriva su WhatsApp che casomai lo faccio avanzare, ci mancano ancora 11 interventi, prego. Ho messo il timer, senatore, voglio rispettare chi viene dopo. Un saluto e un ringraziamento al Presidente Conte, al Senatore Girotto, a tutti i parlamentari che hanno organizzato questo evento. Confedilizia, proprietà immobiliare, quindi famiglie e imprese, spesso committenti degli interventi di cui si è parlato all'inizio, perché il tema è ampio, i temi trattati sono tanti, i 3-4 minuti sono pochi, quindi bisogna concentrarsi su qualcosa. E allora parto dal 110% per dire
che insomma ci sono state tante polemiche, tante cose dette anche molto sbagliate, qualcuno che l'ha considerato un favore ai proprietari, noi siamo i proprietari, ma non era certo, forse me lo possono confermare gli ideatori della proposta, non era certo un favore ai proprietari, ma un modo, in un periodo di crisi estrema, aprile 2020, credo di non sbagliare, per rilanciare l'economia attraverso l'edilizia. E poi i proprietari, una parte dei proprietari per una parte di lavori ha avuto certamente un beneficio, ma con la finalità del risparmio energetico, ma anche, sottolineo in questa occasione perché ci tengo molto, il miglioramento sismico degli edifici, che in Italia serve molto e molto più che negli altri paesi d'Europa e quindi dobbiamo insistere. Però perché non ha svolto poi tutto quel, diciamo, quel compito che aveva il 110%? Perché ci sono stati tanti inghippi, tanti problemi, si è partiti lentamente, ma l'idea era giusta con quella finalità. Ma gli inghippi, i problemi, le complicazioni sono state aggiunte anche da ultimo. Io non voglio eludere assolutamente questo tema perché si è parlato tanto di frodi. Io ho il fortissimo sospetto, parlo chiaro Presidente Conte, che il tema frodi sia stato, diciamo, lanciato ma poi alimentato per una evidente contrarietà del governo in carica espressa e contrarietà al super bonus, ma il problema è che poi tutti gli ostacoli, perché di questo si è trattato anche nell'ultimissimo decreto con le fortissime sanzioni che mettono in certezza, gli ostacoli poi sono arrivati anche a tutto ciò che non è super bonus e al quale noi come proprietà teniamo molto, il sisma bonus ordinario, l'eco bonus ordinario, perché ricordiamolo ancora, il super bonus non prende tutto, non è stato detto, non riguarda le società e forse andava fatto in una situazione di emergenza anche per loro, non riguarda in generale gli immobili non abitativi, qui c'è anche un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate molto discutibile. Quindi noi siamo per un sistema comunque poi per il futuro, quando il super bonus finirà, credo sia normale pensarlo, un sistema di incentivi equilibrato e stabile che per quell'obiettivo lì sia tale da conseguire appunto quell'obiettivo, anche perché, aggiungo un elemento, sta arrivando una direttiva della Commissione europea che io vedo con molta preoccupazione, perché quando la Commissione europea imporrà il Parlamento fra poco europeo di arrivare a certi standard di efficienza energetica da parte degli edifici italiani come di tutta Europa, il rischio è che se non si accompagna questa misura europea, ma poi che sarà traslata in Italia, da incentivi forti, insomma i problemi in un paese di proprietà immobiliare diffusa saranno tanti, anche se è stato scongiurato, devo dirlo, per iniziativa e perché Confedilizia ha sollevato il problema, il rischio è ancora più grave, addirittura del divieto di vendita e affitto di immobili che non abbiano determinati standard energetici. Quindi quello è un pericolo, quindi serve un sistema bilanciato, equilibrato e di incentivi per tutte le esigenze, risparmio energetico, sisma, miglioramento sismico e altro. Un flash, visto che il timer è finito, alle accise, perché insomma mi ha fatto venire la voglia di dirlo il Presidente Conte, l'intervento sulle accise sarà certamente poca cosa, lei diceva, e vanno valutate tutte le proposte del Movimento 5 Stelle in questa fase d'emergenza, ma io credo che la prima cosa che deve fare uno Stato è togliersi la sua parte di extra profitto, che in questo caso è extra gettito. Dia l'esempio subito lo Stato, togliendo il guadagno in più che sta avendo attraverso le tasse, con l'IVA e con le accise, e poi le altre misure saranno ancora meglio capite dai cittadini e imprese. Grazie. Grazie Presidente. Allora, siccome il Presidente Conte tra poco dovrà andare in ambasciata ucraina per i noti motivi, se la De Petris vuole farci un saluto graditissimo, non era, diciamo, previsto, ma è graditissimo visto che con l'EU condividiamo moltissime... Non era previsto, ma molto ben visto. No, io vi ringrazio anche per questa opportunità, perché ritengo che in questo momento, che è un momento molto complicato, bisogna, diciamo, provare a rimettere un po', diciamo, sulla strada giusta il percorso anche della transizione energetica, perché non vorremmo
E io penso che noi dobbiamo fare molto di più di quello che si sta facendo, no, per tamponare l'emergenza, ma dobbiamo farlo sempre all'interno, diciamo, di una visione che guarda un po' al futuro, quindi all'interno di una strategia. Che è una strategia, vorrei dire, che non è soltanto italiana, ma è quella europea. Noi non, e non vorremmo, abbiamo assunto degli impegni non soltanto con il PNRR, ma noi abbiamo degli obiettivi in Europa per quanto riguarda la riduzione delle emissioni, per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da rinnovabili. Quel quadro è un quadro che certamente deve essere aggiornato, ma oggi io penso che all'interno di quella strategia deve essere accelerato. Invece io ho quasi la sensazione che ci si voglia, diciamo quasi con sollievo, un pochino liberare del percorso, cioè dell'idea della transizione energetica. È vero che siamo appunto in una situazione difficile, ma se noi non facciamo oggi, diciamo, i passi e l'accelerazione, per esempio sulle rinnovabili, noi rischiamo di non farla più. Questo è il punto fondamentale, perché oggi, diciamo, andiamo a cercare su altri mercati, ma guardate che la dipendenza per esempio dal gas russo è aumentata nel momento stesso, se vedete i dati, in cui nel nostro paese si investiva di meno sulle rinnovabili. Cioè i dati dal 2014, noi cominciamo ad avere un calo di investimento sulle rinnovabili, e passiamo anche per esempio dalla dipendenza dal gas russo dal 30% a quello che è oggi, diciamo quasi il 44%. Questo per dire che oggi siamo in emergenza, dobbiamo diversificare, dobbiamo fare tutto quello che è necessario per impedire che si fermi, diciamo, tutto il comparto produttivo, ma contemporaneamente ancora più con determinazione noi dobbiamo accelerare, perché altrimenti, guardate, poi magari non sarà la Russia, andiamo in Algeria, tra 3 anni ci troviamo il casino dell'Algeria, e noi invece quello a cui dobbiamo puntare è quello di avere e sempre di più una sovranità energetica. Questo è il punto, diversificando in tanti modi. Ho sentito una parte degli interventi, poi con il Presidente Girotto ci confrontiamo spesso, e c'è la possibilità di diversificare ancora di più. E l'altro elemento è l'efficientamento, il risparmio energetico, su cui bisogna ancora di più lavorare. Concordo su tutto quello che è accaduto sul super eco bonus, lo sappiamo perfettamente, d'altronde è una misura che è uno strumento a mio avviso assolutamente fondamentale, ricordando che proprio, diciamo, i nostri edifici sono nelle nostre città sono come se fossero un'industria energivora, cioè sono dei colobrodi dal punto di vista energetico, quindi è evidente che su quello, diciamo, bisogna continuare ad andare avanti con quell'obiettivo. Bisogna evitare che si approfitti di questa situazione drammatica per tornare indietro. Ecco, questo noi, io credo che non, il Paese, non noi diciamo personalmente, ma il Paese questo non se lo può permettere, e sta accadendo anche su altri settori. Pensate a tutto quello che, e chiudo davvero, alle battaglie che abbiamo fatto per esempio sull'etichettatura in agricoltura. Adesso arriva la circolare che dice non si deve, per dire, no, più distinguere se vari oli vegetali. Faccio questo esempio per dire che c'è sempre chi ha interesse a tornare indietro, c'è sempre. Oggi invece noi dobbiamo spingere, perché raggiungere la vera sovranità energetica significa, diciamo, davvero accelerare su quella transizione energetica che avevamo condiviso pienamente e accelerato proprio con il governo Conte. Vi ringrazio anche per questa opportunità, noi faremo un'altra iniziativa il 29 sempre su questi temi, perché credo che è necessario confrontarsi con tutti i settori produttivi, con il comparto, e farlo diventare un elemento di condivisione forte per il Paese. Grazie. Grazie Loredana. Allora ci deve lasciare tra istanti anche il Presidente Conte, perché ha questo impegno istituzionale. Noi chiaramente proseguiamo con Confesercenti, poi con Fimi, a meno che tu, Giuseppe, non voglia dire qualcosa. No, volevo soltanto salutarvi, ringraziarvi. Io ho preso molti appunti e ovviamente adesso poi mi verranno anche riportati gli appunti che continuiamo a prendere tramite
i colleghi, gli amici del Movimento 5 Stelle, vi ringraziamo molto perché il nostro metodo è sempre questo: il confronto è il passaggio preliminare, indispensabile per costruire qualcosa di serio per il Paese, il confronto a tutti i livelli. Abbiamo fatto, mi darete atto che abbiamo avuto tantissimi confronti anche durante la presidenza, le due presidenze, continuiamo a farlo adesso. È impensabile poter elaborare soluzioni senza ascoltare, senza confrontarsi e senza dialogare. Grazie ancora e buon proseguo. Intanto tanti saluti dalla Presidente De Luise. Grazie. E noi come Confesercenti faremo avere sicuramente una nota alla segreteria del Presidente Girotto, che ringraziamo per questo invito e per l'iniziativa. Riteniamo che il percorso della transizione ecologica, energetica non vada interrotto, vada proseguito e ovviamente vada sostenuto nelle maniere più decise. Allo stesso tempo diciamo anche che nel frattempo dobbiamo garantire al Paese l'energia di cui ha bisogno per muovere il Paese, per muovere le merci, per far muovere le persone. Ovviamente questo può essere molto critico, perché in questi giorni abbiamo letto tutti delle agitazioni nel settore della logistica, anche dei pescherecci. Quando si muovono o si bloccano questi settori, si blocca anche il Paese. Si bloccano i pescherecci, si blocca la filiera ittica, si bloccano i camionisti, si blocca evidentemente tutta la distribuzione dei beni e dei servizi. Quindi questi sono problemi di grande interesse. Non ho il tempo ovviamente per entrare in tutte le grandi suggestioni che ci sono state fornite stamattina. Io credo che come Confesercenti non possiamo che raccomandare la direzione della pluralità delle fonti, cercando anche di privilegiare anche la pluralità degli approvvigionamenti, per evitare di dipendere, come purtroppo sta accadendo in queste ore drammatiche per il mondo, con la guerra in Ucraina. Non possiamo dipendere da un solo soggetto, che oggi è bravo, domani magari non lo è più. Quindi ecco perché bisogna diversificare le fonti, e va bene puntare in maniera decisa sulle rinnovabili, sapendo che però anche le rinnovabili hanno delle criticità, perché fanno riferimento a dei materiali, a dei minerali che sono critici e si trovano in aree che per noi non sono, come dire, acritiche. Ecco, quindi nell'ambito di tutto questo noi dobbiamo tenere conto delle esigenze del Paese, che sono intanto anche immediate, e nell'immediato occorre fare subito qualcosa. Noi abbiamo chiesto un credito d'imposta, per esempio, per far fronte ai costi energetici, che sono notevolissimi per le nostre imprese, anche se non sono energivore. Ricordiamo che il settore di tutto il terziario esce da una fase critica, che è stata quella della lunghissima pandemia, in cui abbiamo lavorato molto bene con il Presidente Conte, ma il commercio ha lasciato sul campo 71 miliardi di consumi che non sono più rientrati. Il turismo ha lasciato a casa 174 milioni di turisti rispetto al dato del 2019, non sono più tornati. Sono aziende, imprese che sono in grande difficoltà, e oggi gli arriva la mannaia di questa bolletta energetica, che obiettivamente non è sostenibile senza un taglio immediato. Intanto, lo diceva poco fa un collega, lo Stato dia un buon esempio e cominci a tagliare per esempio l'IVA sui carburanti, a rimodulare l'accisa. È stato proposto la reintroduzione dell'accisa mobile. Allora
è necessario intervenire, ma adesso, non fra 3 mesi, perché è adesso lo sciopero dei trasportatori è minacciato a giorni e quindi è adesso che bisogna intervenire. Ma voglio segnalare, concludo, l'onorevole Sutto lo sa sicuramente perché in Commissione Attività Produttiva siamo stati tante volte a segnalarlo, c'è un settore che è in crisi paradossalmente, perché se ci sono extra profitti, molto spesso si pensa ovviamente alle fonti fossili, ai carburanti, eccetera, quelli sono i gestori carburanti che rischiano di chiudere almeno nella misura del 30% delle aree vendite, intanto perché c'è una rete vecchia e non attrezzata, perché hanno un prezzo imposto e hanno un guadagno pro litro che sono 3 centesimi al litro. Voi immaginate, più aumenta il prezzo, meno se ne vende, i gestori carburanti meno vendono, meno guadagnano. Quindi è una roba paradossale, anche qui c'è bisogno di un tavolo al Ministero, lo abbiamo chiesto, colgo l'occasione per rinnovare alla sottosegretaria Fontana, con cui ho avuto il piacere di parlare stamattina, per richiedere questo tavolo, perché insomma si intervenga su questo settore che, in attesa della transizione si compie, almeno per i prossimi 10-15 anni è strategico per il Paese. Ecco, si intervenga anche su questo e insomma ovviamente noi sosteniamo tutti gli sforzi perché si vada al coinvolgimento pieno di tutte le filiere, dall'agricoltura con la crescita del biogas, biometano. Le aree di servizio dei gestori carburanti sono un asset del Paese, stanno lì, perché non distribuire questi prodotti, a cominciare dalle energie elettriche e dalle colonnine, mettiamole, riempiamole. Allora lavoriamo su questo, Confesercenti dà il massimo assenso e ci ritroviamo per la gran parte nelle proposte che sono state illustrate oggi. Grazie. Grazie dottor Pegmo, ovviamente deprechiamo totalmente gli atti di violenza che sono stati compiuti nei confronti degli operatori e anche il vostro Presidente, a cui diamo gli auguri di un immediato recupero. Confimi, poi i centri commerciali. Sì, buongiorno, sono Fabio Ramaioli, sono il direttore generale di Confimi Industria. Porto i saluti al Presidente Agnelli, un ringraziamento particolare al Presidente Conte e al Senatore Girotto per aver aperto questi tavoli tematici a tutti i parlamentari. È difficile essere sintetici quando dobbiamo fare una fotografia che è a metà strada tra l'aspetto politico e quello tecnico. Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera privata e i dati di oggi sono drammatici e ci riferiamo soprattutto al fatto che tornando di fronte a un paese, lo sappiamo, che è di trasformazione, a un paese a cui manca un piano energetico da 20 anni, che non va di pari passo tra l'altro col piano industriale, con un piano industriale del paese. Questa insomma è la sfida che la parte politica insieme alle associazioni dovrebbe fare. E ci riferiamo anche al fatto che oggi ci lamentiamo di questi costi che sono decuplicati, dimenticandoci che già da 10 anni lo sosteniamo, l'Italia si trova di fronte a una situazione per la quale importa, ha fatto 100 l'esempio, l'energia e la rivende, in questo caso le aziende, a 400. Si tratta di un delta che ci poneva già fuori concorrenza prima di questo purtroppo problematico problema della guerra e degli aumenti dell'autunno. Tanto è vero che per la fascia dei consumi delle PMI tra 2.000 e 20.000 megawatt, fonte Eurostat del 2014, l'Italia pagava per queste aziende l'87% in più rispetto alla media europea. Dicevo prima, a metà strada tra la politica alla quale noi chiediamo risposte e la parte tecnica con le quali invece noi possiamo dare delle proposte. È importante un dato, ad oggi noi abbiamo fatto un'indagine sulle nostre aziende manifatturiere, un'indagine che ha sugli impatti dovuti agli aumenti energetici del gas, che ha dato queste risposte. Siamo a fine febbraio. Solo l'11% delle imprese è riuscita a trasferire già a fine 2021 gli aumenti su listini, andando a rafforzare quindi il forte rischio di inflazione. Il 40% delle imprese riuscirà invece a trasferire solo una parte dei costi sopraggiunti sui clienti finali e il 15% sta già prevedendo di sospendere la produzione e rinunciare a importanti commesse. Lo si diceva prima, acciaierie, aggiungo fonderie, per stare qui nel Lazio, il distretto nostro associato della ceramica di Civita Castellana,
bollette che sono passate da 35.000 a 160.000 euro di gas. Questo chiaramente ha delle ripercussioni importanti sulla nostra occupazione. Guardate che sono dati recenti, cominciamo a avere soprattutto nel nord realtà che stanno riducendo la produzione al 50% perché trovano più conveniente andare a fare acquisti all'estero. Parliamo di transizione energetica, benissimo, noi la sposiamo, ricordiamoci che deve andare a pari passo con lo sviluppo industriale. Banalmente noi abbiamo negli anni demandato tutta la partita dei microchip, dei semiconduttori ad altre realtà fuori Europa, abbiamo perso circa il 40% di questa produzione, quindi capite bene cosa vuol dire fare transizione energetica senza poter contare su questo tipo di materiali. È stato detto più volte del tema degli extra profitti. Noi siamo di fronte a un aumento, credo, per quest'anno variabile tra i 10 e i 37 miliardi di euro di impatto sulle imprese. Il governo, che ha fatto un discreto lavoro, riesce a stanziare circa il 5%. È chiaro che così non si riesce ad andare avanti sul nostro comparto. Siamo di fronte a realtà parastatali. Ne cito una che ha chiuso il bilancio del 2021 a fronte di un meno 3% di produzione con un 74% di fatturato in più. Io credo che lì lo Stato possa intervenire perché è parte anche in causa. E noi abbiamo proposto, il nostro Presidente ha proposto che per riuscire a risolvere questa situazione, dove ancora non è stato detto, c'è un forte problema di liquidità, benissimo i crediti d'imposta, ma attenzione alla capienza. Noi crediamo che sia opportuno arrivare a un prezzo calmierato dell'energia, del gas, sulla falsariga di quello che era avvenuto purtroppo già nel secolo scorso, negli anni 70. Facciamo presente che la Francia, con condizioni diverse, per questo dicevo prima la politica, è riuscita ad aggravare sulle proprie aziende soltanto il 4% dei costi e contemporaneamente ha annunciato l'apertura di 6 centrali nucleari e di 3 parchi eolici. Io non so quale sia poi la vera strada. Faccio solo presente che siamo all'interno della competizione europea in cui i nostri interlocutori, i nostri competitori europei si muovono su questi asset. Riteniamo tra l'altro che per le aziende energivore debba essere previsto un prezzo calmierato o un subordine, appunto un capo proporzionato alle condizioni di approvvigionamento delle omologhe tedesche e francesi. Ne parlava qualcuno prima, anche sul settore della logistica del trasporto per queste aziende le misure previste sono largamente sufficienti. Crediamo che sia necessario prevedere una temporanea sterilizzazione parziale delle accise per riportare il costo del gasolio per autotrazioni a livelli tali da permettere di proseguire la propria attività. Confini chiede veramente che si inizi a permettere l'utilizzo di fonti alternative rinnovabili, farò qualche esempio, su cui utilizzo però esiste un reale contrasto, perché da una parte lo Stato incentiva e incoraggia le imprese a investire in energia pulita, sia fotovoltaico, sia solare, eolico e simili, però dall'altro poi una quantità di paletti che a volte sono insormontabili, dall'utilizzo, dalle installazioni, agli aspetti paesaggistici, per citarne alcune. È di qualche giorno fa finalmente la possibilità di poter anche tirare i pannelli sul suolo delle aziende, non soltanto sul tetto. Faccio presente che fino a qualche tempo fa, tra l'altro, l'utilizzo energetico proprio per l'azienda era molto limitato. Così come è limitato, ad esempio, per quanto concerne le grandi batterie accumulatrici. È stimato che le imprese energivore che vogliono dotarsi, ad esempio, di pannelli solari per energia fotovoltaica potrebbero utilizzare una quantità di energia da rinnovabili capaci di soddisfare in media solo un terzo di quella che è realmente necessaria all'impresa. E questi sono dei grossi ostacoli. Un passaggio anche sulle biomasse, fonti rinnovabili e programmabili per la produzione delle bioenergie. Da situazione stimolante ed importante, peccato che a partire dal 2023 gran parte del parco di impianti e biomassa attualmente installato uscirà dal regime di incentivazione. E manca del tutto una prospettiva che permette agli operatori di orientare le scelte future. Qui, secondo noi, il PNRR potrà recitare una parte importante. Tra l'altro, attualmente trascura l'enorme potenziale di benefici green legati alla valorizzazione energetica delle biomasse lignocellulosiche e agroforestali, nell'ottica di filiere ben integrate sul territorio. Dunque su questo, senatore Girotto, poi le manderemo una nota più compiuta. Vado a terminare su due aspetti. Esempi di semplificazione di burocrazia. Ve ne leggo uno perché a volte ci si trova in situazioni così di emergenza anche a dover cercare di detonare alcuni aspetti che potrebbero essere anche voglio dire, positivi in una lettura superficiale, ma se si approfondisce diventano pericolose. Il caso dell'articolo 40, sorveglianza radiometrica del recente decreto energia. Non è solo sufficiente che sia il fornitore
nello specifico di alluminio, ad attestare che il materiale sia esente da radioattività. È chiesto alle imprese di effettuare ulteriori controlli sulla fornitura tramite personale interno. Personale che nel frattempo è stato formato adeguatamente da un esperto qualificato, consulente esperto, che dovrà comunque monitorare il processo. Ovviamente quindi sarà necessario dotarsi di apposita strumentistica che andrà poi fatta tarare e certificare ogni anno. Quindi si raddoppiano i controlli in arrivo e in partenza dei materiali. Questo vuol dire in pratica dedicare in media un terzo di un turno del lavoro di personale addetto. Questi sono esempi concreti su cui le nostre aziende si trovano quotidianamente a dover operare. In chiusura si è parlato prima di gas. Noi lo sappiamo tutti, importiamo il 42% da parte della Russia, abbiamo poi adesso una parte importante dalla Libia e dall'Algeria. Importiamo il 90% della corrente elettrica, anche in questo caso una fotografia, esistono attualmente 750 impianti fermi di estrazione. All'inizio del 2000 si estraevano circa 17 miliardi di metri cubi, oggi mi pare intorno agli 800 milioni. Paghiamo attualmente circa tra i 60 e 70 centesimi a metro cubo alla Russia, alla Libia e all'Algeria, probabilmente riusciremo a pagarne intorno ai 7-8 qualora le autorizzazioni attualmente bloccate potessero dare una mano alle nostre aziende. Infine, sul tema energia, l'unica cosa che credo abbia fatto bene al Paese è stata la consapevolezza sia del cittadino sia delle imprese di capire come avviene questo percorso così importante. E credo che sull'energia ci sia la necessità che sia lo Stato a occuparsene in maniera ferma e non con troppi rimandi ad altri enti. Vi ringrazio ancora e manderemo una nota. Grazie. Centri commerciali, poi il CNCU. Sì, buongiorno a tutti, sono Francesco Soldi del CNCC, Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali. Vi ringraziamo per questo invito, per questa illustrazione molto interessante delle proposte e per questa valutazione molto interessante, questo confronto molto senz'altro stimolante. Transizione energetica, centri commerciali. Noi siamo 1260 strutture, considerando centri commerciali, factory outlet in giro per l'Italia. Siamo presenti in tutta Italia, abbiamo 20 milioni di metri quadrati di superficie affittabile in tutto questo contesto nazionale. A questi tetti dove poter mettere sopra dei fotovoltaici, ve la metto così facile, aggiungiamo tanti parcheggi all'interno, sopra i quali poter aggiungere altre superfici molto interessanti per incentivare appunto la transizione energetica. Questo per dire cosa? Questo per dire che noi siamo attori molto attenti a tutte queste tematiche. Abbiamo già iniziato un percorso verso la transizione energetica negli ultimi anni. Abbiamo cominciato un percorso molto, diciamo, attento agli sviluppi del PNRR, sul quale torno dopo perché ci sono alcuni temi molto interessanti su cui ci piacerebbe anche un po', insomma, entrare un po' più nel merito. E insomma ci troviamo adesso a questa necessità di ulteriore accelerazione dovuta a quanto ci siamo detti in questo frangente, considerando una cosa, che noi siamo a valle di molte delle filiere che sono state illustrate questa mattina, cioè noi siamo a valle dei produttori, a valle dei costruttori, eccetera eccetera, perché nel luogo centro commerciale tutte queste dinamiche si sviluppano e tutte queste dinamiche vengono portate avanti. Quindi in qualche maniera mi viene da dire siamo un po' una grande cassa di risonanza di tutto questo, e infatti le vediamo tutte le cose che sono state rilevate questa mattina. Cosa chiediamo noi? Allora, primo tema che ovviamente ci sta molto a cuore, ma capite anche per come siamo fatti, il tema delle comunità energetiche. Siamo molto d'accordo sull'implementarle, non è un caso che nei pochi casi italiani in cui queste sono state sviluppate nel mezzo c'è un centro commerciale, faccio l'esempio del centro GECO di Bologna, c'è un centro commerciale nel mezzo. Considerate anche il fatto che noi nasciamo, di fatto, se ci pensate, come dei sistemi di autoconsumo collettivo.
siamo già del sistema di autoconsumo collettivo. Quindi siamo molto interessati allo sviluppo, a capirle meglio, siamo molto d'accordo con quanto diceva prima il senatore Girotto sul tema che è necessario saperne senz'altro di più, cioè lo abbiamo letto sul PNRR, sapevamo della legge, è qualcosa su cui abbiamo cominciato a lavorare, adesso vogliamo accelerare, ci vogliamo credere e vogliamo essere assolutamente parte attiva su questo fattore. Ovviamente siamo molto interessati anche a quanto si diceva prima, se si riesce a sviluppare un sistema in base al quale non sono soltanto i comuni sotto i 5.000 ad averci uno sblocco o ad averci una possibilità di sviluppo, senz'altro è una, insomma, la prendiamo con grande significatività. Altro tema, il tema dei sistemi di accumulo, se ne è fatto riferimento prima, molto interessante, lo prendiamo con insomma, lo ritiriamo un fattore senz'altro da perseguire, anche perché, insomma, ripeto, abbiamo dei parcheggi molto grandi e dei tetti molto grandi, sui quali la possibilità di fare dei fotovoltaici molto grandi ci dà la possibilità di avere energia che ci servirebbe anche accumulare, quindi di conseguenza se c'è questa possibilità, tanto tecnica quanto legislativa di farlo, la prendiamo senz'altro con gioia. Ovviamente, sa va san dir, un po' di incentivo economico per fare questo male non farebbe, perché è chiaro che c'è l'attenzione, c'è la volontà di farlo, eccetera, eccetera, arrivasse anche un incentivo economico che, come dicevano altri colleghi prima, fosse facile da reperire, comprensibile, già nella complessità della comunità energetica, senz'altro sarebbe un fattore incentivante. Stesso tema sul discorso fuori dalla comunità energetica, il discorso dei fotovoltaici, quanto proposto prima, il tema del 65% di credito d'imposta, boh, lo vediamo senz'altro come un fattore interessante, stiamoci attenti. Non ci dimentichiamo mai che il settore dei centri commerciali è stato escluso dal tema del superbonus, il fatto di essere un immobile strumentale non è stato incluso dentro questo fattore, quindi non abbiamo giovato di tutti questi tra virgolette benefici che ci sono in circolazione e di conseguenza siamo molto più interessati a qualunque altra forma di incentivo ci possa essere data per incrementare il percorso di transizione energetica che stiamo portando avanti. Due domande sul PNRR. Il primo è cambierà nella situazione attuale? Non lo stiamo studiando, lo stiamo analizzando, ci stiamo diffondendo internamente la cultura a tutti gli associati. Cambierà con la situazione attuale? Insomma, siamo molto interessati a capirlo e ad averci un'interrelazione con chiunque voglia dirci se cambierà o se non cambierà. E poi c'è un tema molto, molto rilevante, ce ne stiamo accorgendo adesso perché stanno arrivando i primi decreti attuativi. Quante sono le possibilità di intervento del settore privato sul PNRR? Cioè, è molto orientato al pubblico. Si diceva inizialmente sì, un po' di credito d'imposta ci sarà, eccetera, eccetera. Stanno uscendo le prime gare, i primi decreti e vediamo c'è una gran difficoltà a intervenire da parte del privato sull'impostazione che adesso è stata data. Faccio riferimento adesso sulle case di comunità per esulare un attimo sul tema della transizione energetica, però ci interesserebbe capire cosa altro è possibile fare all'interno delle maglie del PNRR per incentivare ulteriormente la transizione energetica in un settore come il nostro. Chiudo facendo riferimento a qualcosa che è stato anticipato prima, ovvero noi stiamo seguendo con grande interesse e ci piace capire se anche la politica è su questo stesso filone, due interventi legislativi che a livello europeo stanno impattando su di noi. Il primo, se ne è fatto riferimento prima, è la tassonomia, il secondo che arriverà a breve ci sta discutendo l'Europa, ma a breve arriverà da noi, che è Energy Performance Building Directive. Quindi è una direttiva specifica sul nostro settore e in generale su tutti i building a livello europeo che impone una certa qualità del building e impone poi ovviamente allo Stato membro dell'Unione Europea di prendere la sua decisione e di proseguire il percorso sviluppato dall'Unione Europea stessa. Quindi anche su questo è interessante
diciamo, proseguire un discorso di collaborazione e comprendere cosa si può fare insieme, in modo che non siano, non emergano poi delle, gli aspetti che poi limitino un po' troppo il nostro fare impresa, il nostro essere, insomma, parte attiva nel sistema del paese. Vi ringrazio di nuovo, un saluto. Grazie. Allora, consumatori e poi Anima. Sembrerà un po' strana la presenza delle associazioni dei consumatori del CNCU e soprattutto la presenza, cerco di dimostrare perché è necessaria, proprio sulla transizione energetica. Primo pezzo, noi abbiamo fatto un documento unitario che lascerò in cartaceo, ma poi manderò anche per via mail, sulla, proprio sulla attualità della crisi energetica, che coinvolgono famiglie, imprese e tutto lo Stato italiano in questo momento nella sua globalità. E in particolare su questo, in questo documento si è parlato di vulnerabilità e di povertà energetica, che è un elemento che non ho visto richiamato, e questo mi dispiace molto, caro Presidente, perché francamente quella direttiva europea e il decreto legislativo 199 parla del perché facciamo le comunità energetiche. Uno, lotta alla povertà energetica. Guardi, due, transizione. Stamattina l'ultimo appunto che mi sono preso era povertà energetica. Poi mi è sembrato stranissimo vederlo non sotto il profilo economico, che è giustissimo. Accidenti, quello sarà l'elemento fondamentale, la leva, ma qual è il motivo per cui le comunità energetiche nascono? Nascono per una lotta alla povertà energetica e anche a quella che si chiama inclusione sociale. Il PNRR, che viene richiamato continuamente sotto i 5.000 abitanti, è per le comunità energetiche, per evitare che ci sia dispersione abitativa, cioè che le persone vanno via da quei centri sotto i 5.000 abitanti. Il fondo che lei ha proposto, che stiamo monitorando, pregando che venga effettivamente a essere un fondo di garanzia per chi investe in questo. Il decreto legislativo, il 199, ha spinto anche sugli aggregatori, ma non ne abbiamo il tempo, quindi cercherò di rimanere sulle tematiche fondamentali. Quindi le comunità energetiche danno l'importanza alla centralità del consumatore. Tre pezzi ci sono. Uno sono gli enti pubblici locali. A questo punto sottolineo con lei, senatore, l'importanza di controllare sta benedetta legislazione concorrente delle regioni. Già ci sono tre leggi regionali che parlano in una maniera un po' strana delle comunità energetiche, cosa che dovrebbe essere immediatamente sottolineata. Perché? Perché quella centralità del consumatore ha un elemento ulteriore, la centralità anche dell'ETS, degli enti del terzo settore. L'Italia ha fatto una scelta incredibilmente valida, che è quella di dire le comunità energetiche sono enti no profit. E questo è un altro degli elementi che stamattina ho visto poco sottolineato. La transizione energetica passa da questi punti. Interessante cominciare a ragionare. Quella è un'energia che si produce dal basso ed è un'energia che non viene fatta per attività industriali, ma serve a creare una indipendenza, che stamattina è stata richiamata tantissime volte, un'indipendenza energetica dello Stato complessivo. Gli enti locali, altro elemento, stamattina mi aspettavo qualcuno degli enti locali che venissero, non so se erano stati invitati, perché le comunità energetiche camminano su una partecipazione, ma non sul protagonismo esclusivo degli enti locali, cosa che invece è stata compresa in maniera un po' complessa da parte degli stessi enti locali. Inclusione sociale, fondamentale, e ultimo elemento, e qui io lancio un appello anche alle altre associazioni di categoria, cominciare a pensare di comunità di intenti, cioè la capacità di costruire un, come dire, un gruppo nazionale che però lavori a fianco a quelle che sono le comunità locali. Io continuo a ripetere, le comunità energetiche sono comunità locali di produzione di energia dal basso, dove i protagonisti sono i consumatori. Quindi l'iperbole che avevo fatto all'inizio, forse non siamo forse gli elementi fondamentali in questo incontro,
probabilmente è esattamente il contrario. Quindi l'utilità di questa presenza è data anche dagli indirizzi che possono essere fatti. E invito le associazioni di categoria a essere vicino a questa, a questo protagonismo dei consumatori, delle associazioni di categoria per costruire i percorsi delle comunità energetiche. Si è previsto per il 2025, cioè fra 3 anni, 40.000 comunità energetiche, con una capacità di produzione che finalmente diventa 7 volte quello attuale per quanto riguarda il fotovoltaico. Mi sembra che sia un argomento straordinariamente importante, vivo e attuale, però c'è bisogno di strumenti e di proposte. Noi saremo pronti a farle, chiederemo anche a coloro che sono parte di questo percorso, cioè le associazioni di categoria a partire dagli artigiani, ma anche ad imprese molto più grosse, di essere partecipe a questo percorso di rivoluzione. Ultimo pezzo, e mi taccio davvero perché basta parlare e lascerò il documento. L'importanza della costruzione dei nuovi aggregatori. Presidente, lei sa meglio di me che le associazioni o i consumatori hanno difficoltà ad essere protagonisti del mercato. Il passaggio al mercato libero nel 2024 sarà un problema. Potrebbe essere alleviato dalla nascita di questi sistemi di aggregazione dove le comunità possono essere parte del mercato. Mercato, sottolineo 10 volte con la matita rossa, etici. Mercati in grado di dare, proprio per la loro natura di no profit, un segnale di discontinuità con questo mercato francamente poco comprensibile per i consumatori. Grazie. Grazie, grazie. Ovviamente siamo d'accordo. Anima e Fede Distribuzione. Quindi Anima e Fede Distribuzione. Salutiamo anche il collega Sut, che è membro di Comitato Transizione Ecologica, che deve andare anche lui alla Camera per impegni istituzionali. Sì. Prego. Grazie intanto per questo invito, per questa opportunità di poter continuare la collaborazione, la discussione con il movimento. Ringrazio il presidente Girotto un po' a nome di tutti. Io sarò veramente breve, rispetterò i tempi dei 3 minuti, anche perché abbiamo preparato un nostro documento che va nella direzione, le nostre proposte che vanno nella direzione della transizione energetica, un documento di carattere programmatico per raggiungere gli obiettivi importanti e le grandi sfide che ci troviamo di fronte. L'abbiamo elaborato nel lavoro di questi mesi, di questi anni, pensando a che cosa ci saremmo trovati di fronte. Non posso però non sottolineare 2 aspetti. Uno è la situazione attuale, mi rendo conto che è un po' fuori tema, tra virgolette, dalla discussione di oggi, ma come è stato detto da un intervento precedente, Anima rappresenta l'industria meccanica all'interno del sistema Confindustria e devo dire che questo per l'industria meccanica, che è un po' il cuore della nostra industria manifatturiera, è un momento, non abbiamo mai usato questa parola, ma è un momento drammatico per le difficoltà degli approvvigionamenti delle materie prime, le difficoltà e i costi energetici e il fatto che l'industria manifatturiera si trova al centro, al cuore di importantissime filiere che sono il nostro patrimonio, filiere internazionali all'interno del quale l'industria italiana non ha il potere o la possibilità di poter influenzare le dinamiche che si sviluppano all'interno. Fondamentale, importantissimo, sostenere l'industria energivora, le acciaierie e le fonderie che sono a monte l'inizio delle filiere dell'industria manufatturiera metalmeccanica. È però fondamentale sottolineare come l'industria che arriva a valle subisce direttamente e indirettamente tutte le problematiche legate alla crisi drammatica che ci troviamo ad affrontare. Questo è un punto che non potevamo non sottolineare anche in questa occasione. Nell'ambito della transizione energetica condividiamo praticamente tutto quello che è stato detto. Per non ripetermi vorrei soltanto sottolineare 2 aspetti. Da un lato
l'efficienza energetica. L'efficienza energetica non solo a livello nel settore dell'edilizia e del super bonus, tutta l'attività che è stata fatta in questi anni, il super bonus è stato il culmine, si può dire che forse, per non dire là, ma una delle grandi politiche industriali che sono state fatte in questo paese. Il super bonus deve avere, lo sappiamo anche noi, per quanto sia stato un grandissimo volano dell'industria edilizia e dell'efficienza all'interno dell'industria edilizia, deve avere un termine. È importante però continuare a dare struttura agli interventi a supporto per la riqualificazione energetica degli edifici. Sappiamo che abbiamo di fronte delle grandi sfide, da questo punto di vista occorre fare, se posso permettermi, tirare una riga e fare un nuovo piano completo del sistema incentivante per l'efficienza energetica dell'edilizia. Dall'altro lato, l'efficienza energetica dei processi industriali. Questo è forse uno dei punti deboli della politica energetica che è stata proposta e fatta anche nella prospettiva degli obiettivi che ci troviamo di fronte. Perché l'efficienza energetica nell'ambito dei processi industriali è un grande potenziale inespresso, l'abbiamo visto anche oggi, lo sappiamo anche oggi, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici parte anche e soprattutto dal limitare e efficientare i consumi, non soltanto dagli approvvigionamenti in sé. Questo è un tema su cui noi abbiamo delle proposte che vorremmo continuare a poter discutere con il movimento e con lei, perché riteniamo che ci sia un grande potenziale, ultimo tema, anche perché, come il superbonus ci ha detto, come anche il collega di Confindustria ci diceva, noi abbiamo di fronte una sfida enorme per il nostro sistema paese, proprio in termini di risorse che saranno necessarie, private e pubbliche, per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica. Queste risorse devono anche avere, secondo noi, una ricaduta virtuosa sul nostro sistema economico. Le spese, gli investimenti che il pubblico e il privato dovranno sostenere per gli obiettivi 2030-2050 devono avere anche una ricaduta virtuosa sul nostro sistema produttivo e non solo, sulla nostra economia, perché in questo modo, come il superbonus ci ha dimostrato, potranno fare ancora di più da volano non soltanto per gli obiettivi di transizione e sostenibilità, ma anche per gli obiettivi di sostenibilità del nostro sistema economico. Vi ringrazio per l'opportunità e naturalmente manderemo il documento con le nostre proposte complete. Grazie. Grazie direttore. La Fede Distribuzione, il presidente Frausin, e poi Fede Turismo. Buongiorno, grazie per l'invito, grazie presidente. Cerco veramente di stare 3 minuti, arriverà un documento molto più dettagliato, però ci tenevo a toccare 2 o 3 cose anche che sono state dette durante la riunione di oggi, per riprendere alcuni punti. Allora, gli scaffali vuoti è stato citato durante la riunione. Oggi non credo che abbiamo un tema di problematica scaffale, se non qualche episodio. Però c'è un tema molto delicato che è in discussione proprio in queste ore al Ministero dei Trasporti, che è tutto l'aspetto di logistica. Il nostro sistema viaggia tutto su gomma, quindi è inutile che ci giriamo attorno. Quindi nel momento che si blocca la logistica, allora sì che comincia a prevedere grossi problemi degli scaffali vuoti. Il tema è molto delicato perché l'impatto per questi trasportatori dell'aumento del gasolio è enorme. Quindi in qualche modo per qualcuno muoversi dalla Sicilia, andare in Lombardia o viceversa, dal punto di vista economico non sta più in piedi. Quindi questo è un tema di oggi, come posso dire, di queste ore, e lo vedo estremamente delicato e molto rilevante per il sistema Italia nel suo complesso. Sul tema della transizione energetica, 2 commenti velocissimi. Io riparto un passo prima, io riparlo del risparmio energetico. Noi stiamo operando come industria della distribuzione moderna molto su questi temi. Io ho fatto accordi con tutte le filiere, con i grandi operatori dell'energia, con i pannelli solari, e in realtà il primo obiettivo è fare risparmio. E qualche volta risparmio deve essere anche cose semplici. Chiudiamo le luci dei supermercati la sera o dei punti vendita, in qualche modo risparmiamo. Perché queste piccole cose sono anche molto significative, perché ricordiamoci che noi abbiamo
decine di milioni di persone che ogni settimana entrano. Quindi se noi operiamo dei comportamenti virtuosi, mi aspetto che questo poi si riverberi anche su comportamenti di attenzione delle persone, perché molti temi guardano il futuro ed è giusto, ma noi oggi abbiamo necessità di risparmiare energia, sia gas, sia elettricità, dobbiamo farlo adesso. Quindi qualche volta quando un giornale appare, invece di parlare degli scaffali vuoti, e mette giù 4-5 regoline a casa nostra per risparmiare, questo è oro, ed è più importante di urlare che gli scaffali non hanno. Quindi bisogna, secondo me, concentrarsi a fare poche cose importanti subito e ovviamente avere un piano energetico. Su questo si è discusso molto a lungo, siamo assolutamente d'accordo. Quindi concretezza è importante. Si è parlato molto delle comunità energetiche, che secondo me sono importanti, penso che debba essere allargato questa platea anche alle aziende medio-medio-grandi e non solo alle PMI, perché è un'opportunità stupida da non percorrere, quindi cose anche queste semplici le abbiamo. Si è toccato all'inizio della riunione, credo proprio dal Presidente Girotto, il tema delle semplificazioni. Faccio un esempio banale ma così divertente dalla mia esperienza. Io ho fatto il capo azienda per tantissimi anni, ero in una valle, avevamo due aziende importanti di stagionalità invertita. Io facevo birra e dall'altra parte c'era la Lindt che faceva cioccolato. Abbiamo sempre collaborato su tutto e a un certo punto ho detto mettiamo un sistema di cogenerazione, siamo speculare dal punto di vista stagionale, non siamo mai riusciti a farlo perché non siamo riusciti a trasportare né sottoterra né sulle linee una linea che andava da là a là, che univa sostanzialmente, superava la strada per arrivare alle due aziende. Ora, il sistema oggi ci deve metterci in condizione di superare questi temi, perché sennò ci perdiamo in un bicchiere d'acqua, facciamo 18.000 piani ma poi alla fine le cose semplici sono quelle che devono produrre in questo sistema paese dei passi avanti concreti. C'è un tema secondo me importante, si è toccato il tema degli extra profitti che soprattutto nel campo di energetiche ci sono. Per le aziende tutte, certamente faccio solo un punto rapidissimo, noi nel 2020 come industria della distribuzione abbiamo investito 2 miliardi nelle bollette di tutti i tipi, nel 2021 sono salite quasi a 3 miliardi e mezzo e quest'anno con tutta la difficoltà di fare stime probabilmente supereremo la soglia di 5 miliardi, quindi noi siamo passati da 2 a 5 in due anni. Questo settore non fa profitti per 5 miliardi, giusto per chiarire. Quindi quando si dice aumenteranno i prezzi dei prodotti, dei punti vendita, giusto per dirlo, un primo tema è che non abbiamo queste risorse anche se azzerassimo tutti i profitti del settore. Questo per dare la dimensione, quindi le aziende della distribuzione sono energivore, quindi hanno un impatto molto grosso su questo aspetto. Quindi una delle cose che noi abbiamo e che sto cercando di lavorare è quello di non solo di vedere i picchi ma di dare una visione di medio-lungo termine a queste aziende del costo dell'energia. Esistono strumenti internazionali, si chiamano PPA, in Italia hanno un utilizzo ancora molto, molto limitati, che sostanzialmente consente di pianificare risorse energetiche e una parte perlomeno di questi extra profitti, se riusciamo a reinvestirli in un sistema, e io sto unendo anche la filiera del largo consumo, quindi ho parlato già con le aziende di largo consumo, sto cercando di lavorare veramente con la filiera, perché la filiera, consentitemi, non è, ne parliamo tutti, poi alla fine nel concreto secondo me facciamo troppo poco, ma cercare di unire tutti assieme il sistema, come all'estero ho visto Google legato a Yahoo, legato a Amazon, legato, cioè non si fa concorrenza su questi temi per un tema così delicato, chi se ne frega, cerchiamo di condividere una strategia che metta tutti in condizione di portare a casa dei vantaggi e una visibilità sul costo dell'energia che vada oltre il problema di domani mattina, che ho la paura di che il prezzo salga e scenda. Dobbiamo dare una visione, perché le aziende hanno bisogno di avere certezze. Grazie. Grazie Presidente, spero di poter approfondire con lei e con tutti quanto ci siamo detti in tema di soluzioni semplici e logiche. C'è anche quella del reparto del freddo, che se magari lo chiudiamo rispetto al resto dell'ambiente, perché ci entrano su questi centri commerciali che hanno dei supermercati da 2 ettari di superficie e tu hai il reparto del freddo che è assolutamente
con il resto dell'ambiente, quindi in realtà sta raffreddando tutta la superficie, quando magari forse chiudendolo un attimo, ragionamento ad alta voce, potrebbe risparmiare energia. Federturismo e poi Finco. Io ho segnato Federturismo Barreca, che evidentemente non c'è, quindi Finco e poi Fipe e chiude Union Camere. Buongiorno a tutti, cominciando con la F, in genere spesso mi trovo a parlare quando la sala è semivuota. E, grazie Presidente Girotto e complimenti, è un ringraziamento non rituale, perché alcuni si danno da fare, altri di più, lui di più, sotto il profilo di cercare di mettere insieme gli attori della filiera su questo tema molto importante. Sarò breve, allora, sicuramente il momento è grave, l'hanno detto tutto, non mi ripeto, noi dobbiamo fare tutto, forse escludo solamente il carbone, dal momento che 6 centrali fanno il 4,5%, il gas sì, però il gas italiano a questo punto, cioè sia per un problema di chilometro zero, sia per un problema, diciamo, di spesa, sia un problema di non dipendenza economica. Le rinnovabili sì, e vorrei essere lapidario, non esiste solo il fotovoltaico e l'eolico, non esistono solo queste, che vanno benissimo, per carità, poi io comprendo le perplessità di alcuni miei colleghi agricoli, quindi il fotovoltaico meglio sopra, perché c'è un tema, anche se siamo industriali, ci preoccupiamo anche della materia prima per sopravvivere. Ci sono l'idroelettrico, a proposito di extra profitti, forse guardiamoli da un'altra parte, non un settore come quello che ha caratterizzato lo sviluppo italiano per tanti decenni e che in questo momento è in una situazione di siccità, perché non c'è più acqua né più neve, e andiamo a trovare lì dei extra profitti, come il geotermico a bassa entalpia. Non c'è più il già sottosegretario Crippa, con cui abbiamo parlato più volte, adesso l'articolo 15 del decreto 4 del 1 febbraio c'è, sottosegretario, questo argomento, speriamo che si fa il regolamento d'attuazione, perché sono 5 anni che aspettiamo il regolamento d'attuazione per le sonde geotermiche. E le biomasse, è stato ripianato da molti, ricordiamo, allora, questi tre sono rinnovabili, figlio di un dio minore. Allora, ricordiamocelo però questo, non possiamo parlare sempre solo di due tipi di rinnovabili. Terzo aspetto, le comunità energetiche autonome, i SEU, i sistemi, benissimo, c'è un problema, è stato sollevato, degli enti locali, c'è un problema, sottosegretario, anche dentro il suo ministero, perché abbiamo delle aziende di Stato, quelle sì, che fanno extra profitti, che fino adesso non è che hanno molto favorito questo percorso, che invece è un percorso importantissimo, anche sotto il profilo aziendale. Per quanto riguarda un'altra cosa che va fatta, perché come ho detto prima, dobbiamo fare tutto, certamente l'ottima idea del super bonus è stato strumentalmente evocato, veniva detto prima delle frodi che poi in realtà abbiamo visto riguardano solo il 3%, il super bonus, semplificazione molto importante, è veramente molto importante, e certezza del diritto. Sotto questo profilo ho concordato con quasi tutto quello che ho sentito, con una cosa invece non concordo in maniera ontologica, cioè il fatto che il bonus, che sono dei soldi pubblici dello Stato italiano che vengono dati ai consumatori, sia subordinato all'applicazione di un contratto collettivo di lavoro. Questo non ha niente a che vedere con la sicurezza, niente. Non c'entra niente evocare i contratti pirata. Perché lei, Presidente, può in un cantiere, e glielo dice il rappresentante di imprese specialistiche e super specialistiche, che è altro il 30% della congruità della manodopera, in un cantiere lei può applicare il contratto della gioielleria, ma se l'azienda non è qualificata troverà sempre quello che va senza il casco, troverà sempre quello, e non voglio parlare del malaffare. Quindi il tema è qualificare le aziende. Poi su questo ne parlavamo prima, adesso non c'è più, anche lui mi dispiace, con l'onorevole Sut, che mi sembra preparato sul tema. Il tema è quello della qualificazione dell'azienda, non entro nel metodo su come, perché ci sarebbe molto da dire, non voglio adesso farla lunga. Però questo è il tema.
il subordinare a un unico contratto è una cosa che serve a implementare i soldi delle casse d'IDI, punto. Questo, dobbiamo essere molto chiari su questo, e gli slogan sotto cui si maschera questa operazione, la sicurezza in cantiere, chi è che non è d'accordo con la sicurezza in cantiere? Non scherziamo, siamo tutti d'accordo sulla sicurezza in cantiere, ma non è questa la strada. Altro tema molto importante è quello relativo alla progressione, diciamo, di questo decreto che adesso è in discussione, e io vorrei richiamare il fatto che è stato già prima evocato da Confini. Cioè, siamo in un momento straordinario, purtroppo in negativo. Articolo 4 e articolo 5 del decreto che va convertito entro il 25 maggio, mi sembra, e cioè i contributi per le aziende energivore e gasivore. Il 20% di credito d'imposta, sì, positivo, francamente un po' poco, nel senso che intanto, come veniva detto da qualcuno prima, bisogna vedere se ci sono ancora aziende che avranno quella capienza a quella data, perché tu per avere un credito d'imposta devi avere una capienza, e poi il 20% francamente un po' poco. Ultimo tema, per stare nei tre minuti, l'articolo 25, allora i prezzi dei materiali da costruzione. E bisogna che le aziende gli diano questi soldi. L'ANAS, Autostrade, i soldi li devono dare alle aziende, perché le nostre aziende già hanno un sacco di problemi e non possono aspettare tutto questo tempo che della gente si inventi delle cose strane. C'è un decreto che dice che non vanno chieste delle pezze d'appoggio, certamente si daranno le fatture, ma adesso questo qui è un tema fondamentale, perché già siamo in questa situazione, se poi anche i concessionari, che dice sono aziende private, sì, sono aziende private, ma come ben sapete voi sono private fino a un certo punto, perché riposano su tariffe che intanto private non sono, cioè sono stabilite per legge di fatto, stessa cosa l'ANAS. Quindi questo qui è un tema molto importante sul quale chiudo, perché dovrei stare penso di essere stato nella... Grazie direttore, io ormai avevo lasciato il cronometro in pensione. FIPE, Union Camere, la prossima volta invertiamo. Esatto, invertiamo assolutamente l'ordine, perché mi rendo conto che va a finire così. Allora, grazie. Sono qui a nome di FIPE Commercio, rappresentiamo circa 120.000 imprese, soprattutto il settore anche della ristorazione, oltre 1.200.000 addetti. L'importanza, molte cose sono state dette, la complessità della situazione è emersa dai vari interventi, no? Rispetto a un passaggio che è epocale, anche se in modo diverso. Sicuramente sosteniamo quello che è il passaggio alla transazione energetica in modo efficiente. Il Presidente Girotto è stato da noi a settembre proprio su un focus sulle comunità energetiche. È però particolarmente importante il passaggio che è stato fatto anche dal Presidente Conte con riferimento a una visione di sistema e della filiera. Vale a dire il problema di poter sostenere anche le piccole e medie imprese, soprattutto le microimprese, che spesso poi si vedono tagliate fuori all'interno di alcuni processi che sono decisivi per renderle competitive, come ad esempio è capitato, no, all'origine della transazione 4.0, in particolar modo nel piano Industria 4.0. Se ci sono delle misure che sono pensate per il settore dell'industria, poi sarà difficilmente applicabile rispetto a quelle che sono le esigenze delle realtà molto più piccole, ma estremamente presenti all'interno del nostro territorio, e sono capillarmente diffuse, e dunque è necessario pensare a dei progetti che siano ad hoc. Rispetto a questo, anche noi poi produrremo un documento, quindi qui anche per brevità solo due attenzioni. La prima è un intervento urgente nell'immediato, quindi sicuramente con il sostegno a quello che è il rincaro dei prezzi sulle bollette, ma anche rispetto alla rateizzazione. È stata citata precedentemente, noi abbiamo apprezzato quel passaggio in legge di bilancio sulla rateizzazione per i consumatori rispetto alle rate del 2022, quindi non tanto, capiamo, per il pregresso. Ecco, quest'ottica dovrebbe essere applicata anche quantomeno alle piccole realtà imprenditoriali, oltre quindi al sostegno, e questo è nel contingente. Nella visione invece di medio e lungo termine, che anche forse
più importante per cercare di trovare delle soluzioni che sono strutturali, l'attenzione deve essere quella di sicuramente creare delle realtà come quelle delle comunità energetiche, anche se dobbiamo rilevare purtroppo che abbiamo avuto delle grandi difficoltà sul territorio nel momento in cui gli operatori hanno cercato concretamente di applicarle, da qui anche quel passaggio sulla semplificazione burocratica e quindi anche un maggior coordinamento a livello locale. E poi invece in generale appunto un'attenzione rispetto a quelli che possono essere degli interventi di sistema per consentire anche al settore di ristorazione di diventare competitivo in un ambito che è quello del futuro. Tutto qui, grazie. Grazie Avvocato. Allora concludiamo con Union Camere. Era presente anche il segretario generale Tripoli, ma ha dovuto allontanarsi poco fa, quindi abbiamo il dottor Romeo. Sì, intanto grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Si porto i saluti al dottor Tripoli che ha dovuto lasciare. Allora io, essendo l'ultimo, faccio solo tre rapide sottolineature, condividendo in larga parte numerosi interventi che si sono avvicendati. Allora, la prima sottolineatura parte proprio da un dato che noi abbiamo rilevato in una survey abbastanza recente, cioè in transizione energetica il 32% solo delle micro e delle piccole imprese non investe per mancanza di risorse, nel 59% dei casi non lo fa per mancanza di informazioni. Allora bisogna lavorare su colmare questo gap informativo. Noi in parte l'abbiamo provato a fare insieme al senatore Girotto in un roadshow che ha riguardato 33 camere di commercio proprio sul tema delle comunità energetiche rinnovabili, che ha avuto modo di fare un'azione di diffusione e di informazione di questo importante strumento verso le imprese. Ma non basta, bisogna agire di più, bisogna agire in modo sistematico sul tema delle comunità energetiche e più in generale sui tanti investimenti che saranno messi a disposizione dal PNRR e dalle altre fonti di finanziamento per le piccole e per le microimprese. Seconda sottolineatura riguarda qual è la modalità con la quale si agisce. Oggi giustamente abbiamo sentito tanti interventi porre l'accento sul tema dei costi o sul tema degli investimenti volti a creare nuove infrastrutture, a introdurre sistemi per fare efficienza. Allora pensiamo che per fare transizione energetica è importante anche finanziare attività di riqualificazione del patrimonio già esistente presso le imprese attraverso efficienza e risparmio energetico, che sono molto importanti per le piccole e per le microimprese. Abbiamo visto quanto sia stato importante il piano transizione 4.0 per l'ammodernamento del parco macchine finanziato dal governo Conte e poi oggi anche ulteriormente finanziato dal governo Draghi. È molto importante poter fare altrettanto anche sul tema della transizione energetica, sostenendo in questo le piccole e le microimprese. Terza ed ultima sottolineatura riguarda un aspetto che non è stato oggi ancora posto al centro dei diversi interventi ed è quello che attiene al capitale umano. Noi rileviamo come Union Camere ANPAL che un terzo dei futuri ingressi nel mondo del lavoro riguarderà proprio le competenze green. Allora è molto importante favorire anche con investimenti, con interventi concreti che finanziano ad esempio dei crediti d'imposta per la formazione, che riguardino proprio le figure green affinché possano intervenire in azienda dei percorsi di upskilling e reskilling fondamentali per la transizione energetica. Grazie. Grazie. Allora io ringrazio tutti, mi scuso per la brevità degli interventi, ma naturalmente l'alternativa è quella di fare una giornata intera quando si vuole coinvolgere così tanti interlocutori. Penso che abbiate capito che lo spirito era quello di dare un segnale politico a tutto l'arco parlamentare, al governo, a tutti, che su questi temi effettivamente ci siamo, non è solo uno slogan, ma come tutto il comitato di transizione ecologica che è qui presente, tutto il Movimento 5 Stelle su queste tematiche c'è nato, ne fa uno dei suoi assi portanti. Da quando siamo nati abbiamo detto l'energia è il fulcro di tutto e
voi siete tutti professionisti, lo sapete meglio di me, e quindi effettivamente è qualcosa su cui vogliamo lavorare. Quindi io vi ringrazio per essermi fermati qui con noi questa mattina, e abbiamo anche video registrato l'evento che è andato in streaming, giusto? E quindi sarà disponibile per chi volesse, diciamo, anche divulgarlo per qualsiasi motivo. Aspetto assolutamente i contributi scritti, perché avete detto tantissime cose e cercheremo di sistematizzarle e di prendere tutto ciò che la nostra linea politica ci indica e continuare a confrontarci con voi. Quindi ci scusiamo per i tempi, che sono sempre molto ridotti, sapete perfettamente siamo in una situazione di ultra emergenza, perché già la pandemia con l'arrivo del PNR ci costringe a correre in maniera direi quasi insopportabile, perché anche adesso sul concorrenza dovremo condensare dei problemi che vanno avanti alcuni da un paio di decenni, vedersi le gare gas, le gare di concessione del gas e tante altre cose, e adesso si è aggiunta anche questo evento bellico, come se non ne avessimo abbastanza già in giro per il mondo. Quindi purtroppo dobbiamo correre ancora di più. Grazie a tutti. Sottosegretario, se vuoi concludere a nome del governo. Sì, sì. No, io vi ringrazio, anche insomma la sala è un po' più vuota, ma grazie insomma a chi è rimasto. Quindi la prossima volta già mi facciamo il contrario, quindi per meglio. No, guardate, avete dato tantissimi spunti proprio di riflessione. Ovviamente poi i fogli, i documenti che arriveranno per noi saranno preziosi. Io metto a vostra completa disposizione, e veramente credo che il lavorare insieme, fare rete, confrontarci per ogni punto, nonostante la situazione non è semplicissima quella che stiamo vivendo. Io ne approfitto solo per rispondere forse alla domanda sul PNRR, no? Se ci sono possibilità di cambiare. Ad oggi no, però sicuramente la situazione è monitorata, è in evoluzione, quindi ciò che oggi è, diciamo, che rimangono sia i tempi che i progetti, così non è detto che poi magari se la situazione evolve in una direzione, sicuramente poi si prenderanno delle considerazioni anche a livello proprio di Commissione Europea. Insomma, questo giusto perché era stata fatta una domanda, e quindi vi racconto dal governo cosa sta succedendo. Quindi grazie a tutti, e sicuramente un arrivederci. Tollerare una guerra d'aggressione nei confronti